Buonasera e benvenuti a Medicina Amica. So che c'è molta attesa per questo appuntamento perché si è sparsa la voce e noi stessi abbiamo contribuito a divulgare molto la presenza in studio questa sera del professor Walter Pierpaoli. Quindi sapete che le puntate con lui sono sempre non solo interessanti ma anche dirompenti sotto certi aspetti. E questa sera l'argomento scelto, leggiamo insieme il titolo, Ormoni e menopausa, il sabotaggio farmacologico della salute delle donne, è sicuramente un omaggio alle donne, ma anche un omaggio alla verità. Detto questo, prima di presentarvi ufficialmente il professore che è accompagnato anche questa volta da un collaboratore prezioso, saluto la dottoressa Federica Buonasera. Pomini. Benvenuta, quindi una puntata anche per noi, ci farà riflettere su alcuni momenti, direi, importanti, cruciali della nostra vita di donne. E allora, calorosissimo benvenuto al professor Walter Pierpaoli. Non ha grande bisogno di presentazioni perché è un medico, soprattutto uno scienziato di fama mondiale. I suoi libri, soprattutto quello relativo al miracolo della melatonina, ha fatto veramente letteralmente il giro del mondo e ha scosso parecchie persone, parecchi medici, ha scosso il mondo scientifico. Ciò nonostante, la melatonina resta ancora questa sconosciuta, o soprattutto questa molecola, perché non è un ormone, anche se molti ve la vendono così, di cui si parla poco, la si relega solo ad un angolino. Insieme al dottor Pierpaoli, come sempre, abbiamo il dottor Savino Maroccoli. Buonasera, medico e ginecologo, quindi la sua presenza è doppiamente utile questa sera. Innanzitutto grazie e complimenti perché vedo un professor Pierpaoli in forma più che mai, deciso a battagliare e soprattutto a restituire alle donne un ruolo fondamentale che esse hanno. E quindi direi di aprire subito con la grande sorpresa che lei ci ha portato, che è in un libro piccolo piccolo di un amico grande, un antropologo. Certo, Prego. ringrazio dell'invito, sono un po' emozionato perché in questo momento ho deciso di dare il via a tutto il risentimento che io ho, però che non è rabbia, non è senso di vendetta, ma senso di giustizia verso le donne, a cui io devo tutto, se penso a mia madre, mia moglie, mia figlia. Quindi è ora giunto il momento di dire la verità, come la vedo io. Naturalmente sono aperto a qualsiasi critica o non ho paura di questo, però è un senso di giustizia che mi porta a questo vostro incontro, perché bisogna finalmente dire la verità com'è veramente. E parlando della menopausa e della melatonina vanno bene a braccetto, però che cosa significa questo? Io ho vissuto degli eventi raccapriccianti che riguardano proprio l'uscita del mio miracolo melatonina, le televisioni italiane. Faccio solo un piccolo esempio. Nel 2007-2008 avevo il laboratorio a Riva San Vitale in Svizzera, vicino alla frontiera. Mi telefonano da Rete 4, una giornalista, dottore, dice: sa, noi vorremmo venire da lei. Questo è un episodio, uno dei tanti, ve lo illustro perché veramente dà un'idea della situazione Del clima. italiana. Sì, va bene, dico, se insistete, sì, lei potrà fare, dire quello che vuole, veniamo volentieri, arriva con la truppa, eccetera. Partiamo, parte con la truppa, Rete 4, la giornalista, il nome non lo ricordo, e poi ritarda, ritarda, ritarda. Dico, poi telefono, dottore, sa, ci dispiace, siamo in ritardo, arriviamo. Passa ancora del tempo. Rete 4, che a quei tempi era abbastanza nota, no? E io dico, vabbè, dico, passa il tempo, non viene. Poi arriva una telefonata ancora da questa poverina distrutta. Fa, dottore, mi dispiace. Siamo stati interrotti, bloccati lungo la strada dal geriatra milanese. Non so chi fosse il geriatra. Quindi loro lungo la strada sono stati bloccati. Questa è Milano. Questa è Milano che per molte altre ragioni diciamo, ha mostrato la sua vera faccia. Non faccio nomi di personaggi già noti.
E quindi, ecco, per cui la donna ha nemici. Chi sono i nemici della donna? Anche lei donna? Ha nemici comunque. Sì. Pur essendo molto amato, ha dei nemici, perché lei comunque anche nella sua Milano ha rappresentato un punto di riferimento, è stato anche direttore del CNR, quindi cioè, voglio sì, dire, avevo, ha rappresentato certo, avevo un'autorità, una laboratorio del voce CNR, autorevole. certo, ma erano i tempi antichi. Tanti quando nemici, Milano, tanto onore. Come? Non è che uno che non ha nemici non è nessuno. Esatto, vuol dire, perché io ho coniato il Vasi, che è la vanità, come si chiama? Vabbè, lasciamo perdere. Beh, poi quando poi ce lo glielo porto. ricordiamo, diciamo quattro, cosa. Quattro sigle che dicono tutto della natura umana. È chiaro. Comunque, ah, è molto interessante. Allora sì, cerchiamo il di ricordarle devo insieme. Tirare, devo dire. Allora, torniamo allora a queste donne per cui lei vuole queste combattere donne, oggi. Dico, c'è qua l'amico che sorride, questa meravigliosa persona che è il dottor Savino Marroccoli, che è capo medico della sta nostra... Sta diventando il braccio destro, no? Per bacco, accidenti. Ma se non ci fosse lui adesso in questo momento di grandi sviluppi, perché mettiamo in piedi a Fano un centro medico notevole. Quindi, io mi sono deciso a parlare di cose reali per le donne, non di fare chiacchiere. Quindi la donna subisce un'evoluzione nel suo corpo dalla nascita, la pubertà già avanzata, poi arriva la fertilità, quindi poi arriva lo stato di stabilità, poverina se ci riesce, dopodiché comincia a declinare. Cosa sono i fattori che influiscono fondamentalmente sullo sviluppo della donna, della sua sessualità, della sua fertilità? Cosa mantiene questo stato, diciamo, di equilibrio? E questo però, i disturbi della donna sono stati e vengono selvaggiamente utilizzati, mascherati da interessi farmacologici, da ormoni. Gli ormoni vanno usati con criterio, per uno che lo conosce. Io voglio dire, non nego la necessità di usare certi ormoni, ma sono pochi gli endocrinologi che io conosco in grado di valutare che ormone dobbiamo dare. Uno degli ormoni fondamentali di cui si parla poco, a sproposito, in un modo selvaggio, è cosa? La funzione tiroidea. La funzione tiroidea dell'ipotiroidismo, che praticamente è un male globale. Perché io non conosco nessuno che prima o poi non sviluppi questi problemi. Io, grazie a Dio, me ne occupo da più di 50 anni, voglio dire, e vedo con orrore che ancora oggi, a parte la melatonina, non si sa che gran parte delle donne che hanno problemi ormonali hanno problemi che derivano dalle disfunzioni della loro ghiandola ipofisi alla base del cervello, che è sempre stata la mia grande passione, quella che produce 5 ormoni che controllano le ghiandole periferiche, no? Tutte le ghiandole, i surreni, la tiroide, le ovaie, i testicoli, eccetera. E però la cosa importante di cui mi gratifico è la ghiandola pineale. L'ipofisi è l'orchestra ormonale. Questi 5 ormoni sono collegati tra di loro. Ce n'è uno terribile, pericolosissimo, che è la prolattina, che ha un nome falso, comunque serve sì anche per la secrezione lattea. Ma la prolattina è il cancerogeno numero uno. La prolattina è un segnale di tumori. Poi ci sono tutte le altre, naturalmente. Allora, che cosa fa la ghiandola pineale? L'ipofisi, che è quella su cui ho fatto queste grandi scoperte, perché ho dimostrato, in un modo che mi ha procurato molti nemici, che i trapianti di pineale portano a dei risultati impressionanti, segnalando una ghiandola che ci conduce dalla crescita alla pubertà, alla fertilità, e poi ci farà pure morire, come ho fatto. Ho fatto una conferenza adesso a Fano. Infatti io sono curiosissima. Why do we die? Questa conferenza è stata un evento magico. Dice uno che dice
No, parlo brevemente, poi andiamo avanti. Sì, poi ritorniamo in tema. Tanto le nostre puntate piacciono proprio perché sono un viaggio con scoperte infinite. Esatto. E anche se non facciamo un percorso dritto, zigzaghiamo, ma sono sempre incontri meravigliosi. E per quello che sono qua, perché voi meritate grande, perché siete gli unici che parlano di queste cose in Italia, scusate. Allora, com'è sta storia? Allora, a parte, vabbè, la storia, abbiamo fatto questa conferenza, Why Do We Die? Perché moriamo, uscirà certo. un libro a gennaio. Sa che era la domanda con cui abbiamo terminato l'ultimo incontro? Perché lei diceva, e arriviamo a una, magari, a una tarda età, in piena salute, e poi parte un impulso. Lei aveva anche un'ipotesi, che fosse la Luna a mandare un impulso, controlla a interferire con... Sì, la Luna ha determinato la... genesi della vita sul pianeta Terra, è la Luna. Senza il pianeta Luna, cioè il satellite, non ci sarebbe assolutamente vita sulla Terra, le maree, eccetera, eccetera. No, qui avevo detto, ma cavoli, cosa stiamo qua a parlare? Si muore, ma io non ci sto. Perché nessuno si è posto la domanda, scusa, perché si muore? Allora ho detto un'assurda conferenza che ha avuto un successo incredibile. Quindi il tema era quello, perché si muore? Sì, 14... Chi è che manda il segnale? Il segnale, dunque, beh, questo vuole anticipare un pochettino i tempi. Io ho scritto un articolo, come vedo io, perché si muore. È un programma come tutti gli altri, che è pilotato da ghiandola pineale. A un bel momento il nostro corpo perde la capacità di controllare se stesso, perché il sistema che ci mantiene in vita è un equilibrio ormonale immunologico, per cui perché non sviluppi tumori? Perché il tuo corpo controlla le cellule tumorali e impedisce che si moltiplichino, tutto lì, perché siamo pieni di cellule tumorali, però non sviluppiamo tumori. Quindi il controllo è immunologico. Nel momento in cui il programma decade, il programma, diciamo, sei cresciuto, adesso cominci un po' a dare segni di instabilità, di invecchiamento, di debolezza, di sfiducia, di depressione, ecco, come che sei pronto a morire. Poi dipende dalla tua genetica. Se hai una genetica buona, da genitori avi, longevi, vabbè. Però se ce l'hai malandata, chiaramente non sei sfortunato. Io stesso vedo che molti miei amici della mia età ce ne sono già andati e mi dispiace molto. E quindi ho deciso di fare questa conferenza. È una cosa assurda. A Fano abbiamo indetto questa cosa. È stato un evento, ma sono tutti impazziti dall'entusiasmo. Questi personaggi che venivano dal Canada, dagli Stati Uniti, da tutte le parti. Invitati da me. Quindi immagino. Adesso viene fuori un libro dove io anche partecipo con un capitolo dove io spiego come vedo l'evento morte, di cui non si è parlato fino adesso, perché si pensa che è un evento inevitabile. Non è vero niente. Non è vero. Ecco, mi interessano queste conclusioni sue. È interessante e pericolosa la cosa, eh? Sì, perché sul fenomeno morte. Che io non vorrei essere immortale, per esempio. Lo so, neanch'io. Però sono curioso di sapere perché si muore. Questo non me lo può impedire nessuno. Non glielo toglie nessuno. Io non mica voglio diventare... No, ma lei ha fatto un passo un po' più in là, perché l'ha dichiarato adesso, che lei vuole intercettare forse questo messaggio e... No, ho capito come funziona. Non posso intercettarlo perché nelle mie ricerche ho scoperto una molecola nel corpo fondamentale che sono le transferine, che hanno un nome naturalmente solito sbagliato, che sono determinanti per il mantenimento dell'immunità, no? Del self. Per cui noi, con queste transferine che portano i marcatori della nostra immunità, immunogenetico, ho scritto articoli a non finire, pubblicati su ottime riviste americane, quindi ho prospettato che attraverso il controllo di queste molecole che mantengono la nostra identità, noi manteniamo il controllo perfetto. Però il problema qui a questo punto è diciamo carattere finanziario, chiamiamolo così, perché ho passato 20 anni a pubblicare su queste molecole, ho fatto una grande scoperta, eccetera, eccetera, però poi tutto si è bloccato. Perché tutto ruota contro,
perché per, ho speso milioni e milioni anche negli Stati Uniti a Seattle per sviluppare i trapianti di tutto e poi a un bel momento mancavano i soldi. E quindi ho dovuto... Trapianti di tutto cosa? Trapianti di isole di Langhe, di fegato, di reni, tutto. Cioè queste trasferine permettono di trapiantare tutto, da uomo a uomo, ma soprattutto da maiale, il maialino. Sì, sì. Che cosa orrenda! Gli xenotrapianti è una cosa bruttissima, no, professore. Non è bruttissima, la xenotrapianto è il futuro. Perché... No, preferisco allora campare un po' di meno, ma no, non con cellule d'animale. Io volevo chiedere una cosa, tutti questi studi non possono essere utili per i viaggi interplanetari? No, che la vita io, dovrà essere allungata per fare questi sì, viaggi. Sì, ma io non mi interessano francamente i viaggi interplanetari. Io sto bene qui, c'è la Luna e il Sole. Noi stiamo bene qui, però un domani siamo già proiettati verso Marte, siamo già proiettati verso altre cose. Per fare queste cose bisogna ottenere dei risultati nella longevità, nella salute. Allora, ritorniamo coi piedi per terra, dai, facciamo così. Comunque, allora, la storia è in pubblicazione. Va bene, quindi allora non possiamo anticipare troppo perché magari sarà argomento, perché moriamo sarà argomento di un prossimo incontro. Di pubblicare il libro in gennaio, sì. Quindi in tanti scienziati vi siete interrogati su queste inquietante domande, insomma. E non avrei mai pensato di riscontrare... Perché alla fine tutti moriamo. Appunto, per cui è una cosa implacabile. Non è questione di diventare immortali, è questione di capire. Sì, sì, ma sì. Chi ci impedisce di capire il meccanismo morte da nazione? È nessuno. Possibile. Perché a molti non fa comodo, è chiaro, perché gran parte dei gruppi di potere sono legati a questo concetto, certo. Gli fa comodo. Ma no? Scusi l'ignoranza, professore, ma abbiamo capito pienamente il meccanismo di perché si vive, perché si nasce, ad esempio, perché non lo so. Se fino in fondo è stato chiarito. Comunque ne potremmo parlare a gennaio. Torniamo magari, gennaio o febbraio, sì. Quando va benissimo. Torniamo ai nostri ormoni, perché questa è una, donne. È una trasmissione per le donne, ovviamente non solo per le donne di una certa età che sono vicine o stanno attraversando la menopausa o l'hanno passata, ma è una trasmissione proprio anche per le donne giovani, affinché abbiano una chiara comprensione, perché il titolo è molto impegnativo, il sabotaggio farmacologico è una denuncia, una chiara denuncia. Certamente. C'è una certa violenza nel titolo e quindi direi che è una puntata che deve scuotere, ci faccia capire ben perché. Mi sarebbe piaciuto iniziare con quella sua considerazione che viene anche dalla tesi del libro di questo suo amico, che la superiorità della donna è innegabile. Sì. Ci spieghi perché? Beh, a noi fa piacere. Perché la donna, per molte ragioni, la donna ha dovuto subire tanti assalti, problemi, disagi nel corso dell'evoluzione, per cui si è difesa in modo da mantenersi più robusta. Infatti vivono più degli uomini, no? Le donne, perché è un fatto evolutivo. E poi se lo meritano perché devono portare i bambini alla vita, poi mantenerli, poi curarli, curarsi del marito, di tutti. Quindi le donne hanno una funzione vitale fondamentale. E adesso il fatto che vengono utilizzate per far quattrini in un modo smoderato, scandaloso a dire poco, mi pare che tu sei d'accordo, no? Per cui praticamente premetto che io conosco tutti i migliori endocrinologi al mondo, i più famosi sono amici miei, quindi parlo con cognizione di causa, so esattamente quello che si fa. Non ho detto che gli ormoni non sono da utilizzare, ma ci sono dei metodi molto più intelligenti per evitare che una donna debba prendere ormoni. Una di quelle è il controllo della ghiandola pineale. Perché attraverso la ghiandola pineale, qui torniamo alla melatonina, che serve solo unicamente a mettere a riposo e a controllare la ghiandola pineale. Perché, scusate un po', se la ghiandola pineale di un giovane sano produce melatonina tra la 1 e le 3 di notte, quando lui dorme bello tranquillo, senza luci e rumori intorno, allora vuol dire che... Il controllo della ghiandola pineale, che controlla poi l'ipofisi, è fondamentale. Quindi noi assistiamo in questo mondo impazzito a assalti continui alla ghiandola pineale attraverso i rumori, attraverso
il cibo, l'alimentazione, lo stress, l'ansia, i rumori, le luci. La luce è dannosa, la luce è dannosa, non serve la luce. Io che sono poi... Sta parlando della luce artificiale o della luce in generale? Sì, della luce artificiale. E poi, vabbè, anche se uno va in giro di notte e di giorno... di notte va in giro, fa il contrario, altera i ritmi biologici, sì. È chiaro, come i poveretti che hanno, fanno i turni di notte, questi poverini dovrebbero essere pagati 4 volte di più degli altri, perché alterano i ritmi biologici. Se noi non manteniamo i ritmi biologici che fanno capo alla ghiandola pineale, quindi cicli, giorno, notte, cioè, noi siamo condannati a sviluppare tutte le patologie. Quindi quello che io voglio dire alle donne, attenzione, voi potete evitare un sacco di guai da quando nascete fino alla morte, tenendo presente questo fatto fondamentale. Noi siamo animali circadiani, giorno e notte, quindi mantenendo il controllo della ghiandola pineale, che è fondamentale per il controllo di tutto il sistema ormonale, è difficile pensare che potrete avere dei guai. Del tipo ovarico oppure ciclico oppure, e soprattutto io ho notato una cosa in un lavoro che ho pubblicato, poi possiamo mostrarlo, quel lavoro fatto che è stato osteggiato ferocemente dai farmacologi di Milano che si sono mobilitati per denunciare che il mio lavoro non andava bene. Forse questa storia ve l'ho già raccontata. A quale lavoro si riferisce, professore? E il lavoro sulla menopausa, con la melatonina, no? Quel lavoro che poi, se volete, abbiamo... No, allora se abbiamo il materiale, vediamolo. Ma ecco, diciamo una cosa, la menopausa è comunque un passaggio abbastanza critico per una donna. Esatto. A parte il bombardamento, e qui vorrei chiedere anche al dottor Maroccoli, che essendo ginecologo, cioè noi siamo, da una parte subiamo queste variazioni, che indubbiamente ci sono, cali degli ormoni, quindi c'è una trasformazione, c'è un passaggio che a volte è più brusco che per alcune donne che per altre. Nello stesso tempo ci arrivano tutti questi bombardamenti. Vi dicevo prima dell'inizio della trasmissione che per mia fortuna e sfortuna partecipai circa 5-6 anni fa a un congresso mondiale a Roma sulla menopausa, dove appunto il cavallo di battaglia era la TOS. La terapia ormonale sostitutiva. Certo, no? Ma i messaggi veicolati da molti suoi colleghi, dottor Maroccoli, erano piuttosto forti, cioè donne andate incontro a delle patologie cardiache, donne ingrasserete, perderete il giro vita, perderete i capelli, avrete un brutto umore, cadrete in depressione, le ossa si sbricioleranno, vi verrà la gobba e di tutto questo, di tutto e di più, insomma. È impossibile restare indifferenti a messaggi come questi se ti arrivano poi dal mondo della scienza, in fin dei conti. E chi dovrebbe essere il tuo medico curante? Ma io credo che l'allarmismo non è mai... Cioè... E le vampate. Sì, dimenticavo il terrore di tutte le donne, le vampate. Allora, innanzitutto dobbiamo dire, secondo me, che non bisogna mai generare o indurre paura. La prima cosa. Perché c'è una delle armi più forti nel nostro... ambiente è quello di creare paura. La paura non ti fa ragionare, la paura ti fa perdere il controllo delle situazioni, la paura ti fa fare cose che non vorresti fare e questo vale per qualunque settore della medicina. Quindi bisognerebbe sempre porre, secondo me, al paziente o alla paziente in questo caso, una chiara ed esplicita spiegazione di quella che è la condizione che quella paziente vive. Perché è vero che i lavori si fanno sui grandi numeri e questo serve per portare, voglio dire, statistiche, capire quanto incide una cosa, quanto incide un'altra, diversamente non potremmo lavorare. Però ogni volta che noi ci troviamo di fronte a una paziente, è una paziente, è quella paziente. Questo purtroppo, secondo me, è il limite dell'attuale medicina. Questa è una medicina dei grandi numeri. Va benissimo per affrontare le emergenze, ma non si può usare lo stesso criterio che adoperiamo per affrontare l'emergenza, per affrontare la cronicità o il cambio di stato, perché le variabili sono tantissime in ogni soggetto. Quindi io ritengo che vanno bene i convegni, vanno bene le percentuali, vanno bene questo, va bene questo, però io quello che mi sforzo di fare, ripeto, è quello che quando mi pongo davanti a una paziente è di capire
cosa sta accadendo in quella persona. Perché noi vediamo persone, faccio un esempio, anticipo un po' gli argomenti di cui parlerà poi il professore, ma ad esempio vediamo persone che sono andate in menopausa precoce o in menopausa chirurgica, facciamo un esempio, per varie patologie, non sviluppare quella drammaticamente, quell'osteoporosi di cui tanto si parla e tanto insomma, terrorizziamo voi donne, invece magari persone che apparentemente hanno avuto una menopausa naturale, cioè hanno avuto gravidanza, eccetera, eccetera, e poi magari scopriamo che hanno un'osteoporosi ben più marcata. Quindi il problema è sempre l'individuo, d'accordo? Certo, sì, sì, ma è comunque un passaggio un po' negativo per una donna, cioè entra in crisi una donna in menopausa? Entra, non tutte le donne entrano in crisi, onestamente. Quando una donna però entra in crisi, bisogna capire perché entra in crisi. Io vorrei dire un'altra cosa, faccio una piccola digressione sull'argomento. Anche gli uomini hanno questo momento di cambio di stato, però né all'uomo che cosa diciamo? È un fatto psicologico, magari un momento, non so, la crisi della mezz'età, è un momento di... no? Cioè non abbiamo la stessa attenzione, diciamo, siamo molto più compiacenti, come dire, nei confronti dell'uomo che rispetto alla donna, perché la donna comunque subisce un carico, come diceva prima il professore, e genera figli, porta avanti una famiglia, spesso lavora e porta avanti la famiglia, ha indubbiamente una sollecitazione che è maggiore di quella di un uomo, soprattutto in una società moderna come questa. E molte donne quando vanno in menopausa hanno delle difficoltà in questo adattamento ambientale, climatico e ormonale. Ma se non capiamo che cosa accade realmente, perché non è solo la mancanza degli estrogeni. Questo filmato è bellissimo, per cui magari dopo la pubblicità ce lo rivediamo un pochino insieme per vedere quali vagina sono secca, oggettivamente tutti i problemi fisici e quelli diciamo, però non è che tutto dipende solo perché non ci sono più gli estrogeni, anche perché questo, scusate un attimo, non è poi totalmente vero, perché gli estrogeni vengono ancora prodotti in menopausa dal tessuto adiposo e dal surrene, quindi forse ci dobbiamo chiedere, forse perché viene a mancare il progesterone, che dice il professore? Cioè, non c'è più quell'equilibrio. Più che una mancanza è uno squilibrio. Poi ci sono altre ghiandole che vanno. Allora, diamo appuntamento ai nostri telespettatori fra un paio di minuti dopo la pubblicità e qui entriamo proprio sul concreto. Che cosa succede esattamente in un periodo definito drammatico come la menopausa? Che cosa succede in una donna? Molto bene, parliamo di ormoni, parliamo di menopausa e lo facciamo con lo sguardo ovviamente molto lungimirante e anche un po' critico in questo caso del professor Walter Pierpaoli. Già il dottor Maroccoli ci aveva un po' annunciato quali possono essere i condizionamenti per una donna in questo passaggio che abbiamo cercato di definire più che un momento drammatico, ma poi la parola crisi e dramma più o meno hanno lo stesso significato. Crisi ci sta bene, perché ci sono momenti nella vita che sono proprio dei passaggi, sono delle crisi e vanno come tali affrontate. Intanto che seguiamo un po' il filmato e vediamo un esempio di donna che viene descritta, se mi aiutate voi, che si avvia a perdere il periodo fertile. Ecco, professor Pierpaoli, lei ci stava dicendo durante la pubblicità possiamo prolungare però la fertilità. Quindi se la menopausa orientativamente arriva attorno ai 50 anni, si cerca di prolungare l'età fertile il più possibile, oggi le donne poi vogliono fare i figli addirittura oltre i 45, per cui chi è che ci può aiutare in questo? E poi si può veramente in maniera naturale prolungare il periodo fertile? Ci ho passato la vita a studiare questi fenomeni, è ovvio. Il controllo del sistema ormonale che fa capo anche alla fertilità della donna, che parte in fondo da dove? Dalla ghiandola ipofisi, è l'ipofisi che controlla tutto, no? Con gli ormoni FSH, LH, poi gli altri che collaborano. Ma è l'interplay, il gioco tra i vari ormoni, è un equilibrio che continuamente si mantiene. E la regina che controlla questo è la ghiandola pineale, è l'epifisi, che è quella che mi ha
portato a sviluppare questi concetti, perché ci ho fatto tutte queste enorme quantità di lavoro che è illustrata dalle mie pubblicazioni, dimostrando in modo eclatante che la pineale giovane ti mantiene giovane, la pineale vecchia ti fa invecchiare, e l'ho dimostrato in un modo drammatico, e queste cose apparentemente ancora non vengono apprezzate, non vengono capite. Per cui il problema poi si torna alla melatonina. Che cos'è la melatonina? È fondamentale capire che cosa c'entra la melatonina con la ghiandola pineale, perché la pineale, anche se la melatonina è prodotta dall'intestino, dall'uva, dai pignoli, dal riso, dalle erbe, dappertutto, è ubiquitaria, perché è una molecola essenziale per la vita sul pianeta, quindi è dappertutto. Però cosa c'entra la melatonina allora con la pineale? Ecco, mi piace poi sottolineare, perché è proprio l'unica occasione questa per dire una cosa che gli altri dicono al contrario: non è un ormone. Ma neanche invece per idea. Ovunque è l'ormone melatonina, si sente dire. Per carità, leggetevelo, studiate, vedrete che la melatonina rimane il mistero, perché la rendono temibile, perché dire che la melatonina è un ormone fa paura. Infatti è un modo col quale queste organizzazioni sanitarie varie, incomprese quelle svizzere e tedesche in particolare, proibiscono la melatonina. Voi vi rendete conto che la melatonina è all'indice perseguitata politica in Svizzera e in Germania? Strano, perché tutti gli altri ormoni non sono proibiti. Lo so, ma la melatonina fa paura. E beh, questo è un grande discorso che potremmo fare a parte, certo. Ci abbiamo parlato a lungo. Ma allora, tornando alla pineale, è fondamentale capire il ruolo della pineale. La pineale programma tutto, programma la crescita, quindi la crescita somatica, perché controlla gli ormoni che presiedono alla crescita, compresa l'ormone tiroideo, cioè il TSH e l'ormone della crescita, il GH, quindi controlla tutto questo, controlla la crescita somatica. Poi, alla pubertà, dunque, i bambini di notte producono enormi livelli di melatonina, c'hanno il picco, a meno che, poveretti, oggi sono molto disturbati dallo stile di vita dei genitori e di casa loro. Ma sì, esatto, ci sono alcuni bambini neonati che hanno proprio disturbi, vanno sostenuti con delle, so che esistono in commercio, goccine di melatonina per bambini. Sì, ma gli si può dare. La melatonina non ha qualità, non ha effetti gravi assolutamente, anche dati in enormi quantità. Non c'è il rischio di sovradosaggio? No, assolutamente, le puoi prendere a cucchiaiate, non ha niente a che fare con gli ormoni. È lì che non si è capito ancora. Ma chimicamente la melatonina cos'è, un amminoacido? No, 5-idrozitriptamina, è una molecola ciclica per sintetizzare la quale ci vogliono due passaggi enzimatici molto importanti, l'acetilazione e la metilazione. L'acetilazione e la metilazione nel corpo sono fondamentali per la vita, certo. Sono alla base della vita, quindi la melatonina in sé... Ci fidiamo di lei, perché la maggior parte di noi non ha queste capacità e conoscenze chimiche. La metilazione apporta questo gruppo, ma è tutto gruppo, spiegato nei miei lavori. Se uno va a leggere, ho 4 libri, ho pubblicato, poi c'è anche la chiave della vita, se uno non legge, sì, io che posso, sì. Che posso farci? Allora dico no, rimani ignorante. No, ma per dire, professore, cioè, quindi fondamentale la certo. Quindi anche ritornando ai bambini la si può dare, quei bambini che hanno disturbo di sonno. Forse nessuno vi ha mai detto che quando alla pubertà si cresce somaticamente, poi a un bel momento abbiamo il fenomeno pubertà, drammatico, no? Importantissimo, sessualmente attivo, eccetera. Che cos'è che produce questo cambiamento? È la ghiandola pineale, perché il bambino produce enormi quantità di melatonina dalla sua ghiandola pineale quando ancora è piccolo. Quando comincia a crescere, diventa pubere, crolla il livello di produzione di melatonina alla ghiandola pineale e dà il segnale della pubertà. Se non si sanno ancora queste cose, allora è inutile che parliamo.
La pubertà controlla la genesi della melatonina, controlla la genesi della pubertà, crollando perché inibisce, finché il bambino è piccolo, inibisce la pubertà. Tanto è vero che la scoperta della funzione della pineale si ebbe molti anni fa in un caso di tumore della ghiandola pineale, perché manco si sapeva cosa fosse sta pineale, era un residuo di non so che cosa. Quindi la pineale controlla vita e morte, ecco perché sono arrivato a proporre perché si muore. Perché la ghiandola pineale, amici miei, credetemi, controlla tutto, vi controlla dalla nascita fino alla morte, o vi determina i passaggi che vanno dalla pubertà alla fertilità, la fertilità, quindi gli ormoni della fertilità, fino al blocco della fertilità e inizia il decadimento che porta alla cosiddetta morte. Quindi, insomma, è la pineale che controlla tutto. Controlla la crescita, controlla la pubertà, controlla la fertilità e poi in questo modo, chiaramente, controlla il sistema immunitario, ormonale, globale. Come lo controlla? Bilanciando i ritmi tra i vari ormoni, mantenendo l'equilibrio ormonale. Ecco perché il controllo della ghiandola pineale è la base della vita. Ecco, ma per completare il discorso e per i nostri telespettatori che magari non l'hanno seguita nelle trasmissioni precedenti, quindi l'integrazione con melatonina, con la sua melatonina che ha messo a punto, in commercio ne esistono comunque altre, ma la semplice integrazione di melatonina e in riferimento alla menopausa anche... Cambia la vita. Ok, era questa la risposta che voglio. Perché? E noi dobbiamo certo. Integrare la melatonina, lei ha detto, per mettere a riposo la pineale e quindi permettere alla pineale per mantenere di mantenersi giovane più a lungo. Giù le sue funzioni. Quindi noi bypassiamo il picco di melatonina che è naturale nel corso della notte. Ma certo, il titolo che abbiamo proposto, sabotaggio farmacologico della salute, è perché hanno fatto, ridicolizzato la melatonina, l'hanno colpevolizzata di essere un ormone pericoloso. Perché in Svizzera e in Germania, scusate, è proibita? Hanno paura della melatonina, gli svizzeri tedeschi. Perché ci farebbe stare più sani. Le industrie farmacologiche svizzere e tedesche hanno il terrore della melatonina. Tanto è vero che quando uscì il miracolo melatonina, scusate se mi devo ripetere, ma cosa è successo? In Germania il libro, che è stato tradotto spendendo un sacco di soldi per avere il permesso, la licenza, l'hanno bloccato, l'hanno sabotato, hanno bloccato tutto e gli svizzeri hanno fatto altrimenti. La melatonina fa paura perché apre un campo imprevisto, quello che la melatonina, mantenendo la funzione della ghiandola pineale, praticamente cosa fa? Sposta tutto l'equilibrio biologico. Infatti, ci lega meglio questo titolo. Scusate, grazie già al popolo americano, grazie agli americani di cuore, perché attraverso loro ho potuto pubblicare questo bestseller mondiale in tutte le lingue. Ma perché? Perché l'hanno fatto? Perché hanno letto i miei lavori scientifici. Perché dietro a sto libro c'erano lavori scientifici dei trapianti di pineale drammatici, pubblicati su tutte le migliori riviste scientifiche, numero uno, Proceedings National Academy, pensate che avrebbero pubblicato questo libro? No, hanno visto se ero matto. Allora, o no. Torniamo a noi però, al discorso della menopausa. Io sinceramente devo dire che, passaparola, ho scoperto, prima di conoscere lei, ho scoperto la melatonina proprio per i disturbi della menopausa, certo. In modo particolare per il controllo delle vampate, che di per sé non sono un fatto grave, sudare, se non altro uno sa che butta fuori un po' tutte le tossine, però a volte creano disagio nella vita di tutti i giorni lavorativa, perché come molte donne sapranno e anche molti uomini compagni di donne in menopausa, insomma, sono piuttosto violente. La melatonina può controllare quindi anche tutti gli effetti negativi della menopausa? Certo, però abbiamo fatto quel lavoro con grande fatica a Velletri molti anni fa, che ci è costato un sacco di lavoro, uno dei ricercatori è morto dalla fatica pure, poverino, un bravo giovane medico, e
E che dimostra in modo inconfutabile l'effetto della melatonina nell'eliminare tutti i problemi. Addirittura, se presa prima, può spostare in avanti la melatonina, il momento prima della menopausa. Prima la prendi, meglio è. E lei diceva, esattamente, non ricordo il passaggio, non ricordo il libro, però diceva che può far ritornare i mestrui anche dopo, certo, un periodo, esatto, di assenza. Se c'è una fase così di incertezza nel mestruo, e che può ripristinare il mestruo. Un come ciclo abbiamo, quindi regolare. Un caso in questo lavoro che abbiamo fatto, addirittura una donna che era in menopausa da 3 anni ha ripreso il ciclo. Cose come queste possono succedere, però io consiglio di cominciare prima, non essendo un ormone, mantenendo i ritmi biologici, quindi costando poco, ma cosa vuoi di più? È quello... quella è la ragione per cui è violentemente osteggiata dalle industrie chimiche e farmaceutiche, violentemente, e ne ho di episodi da raccontarvi che non finiamo più. E chiaramente io non è che sono vendicativo, però per un senso di giustizia dico, ma in che mondo viviamo? Tu porti benefici scientifici eclatanti e questi vengono così tenuti nascosti, certo, per questione. Vogliamo analizzare un attimo, ci sono dei rischi, secondo lei, professore, e secondo lei, dottor Maroccoli, legati quindi invece alla terapia ormonale sostitutiva, che viene a volte consigliata? Beh, io mi occupo di ormoni da una vita e posso dirle, io a mia moglie, a mia figlia non darei ormoni, se non un ormone studiato da John Lee, mio caro amico, che è il progesterone, che è un fenomeno di natura, perché è un ormone che ha... tutti, come scritto dal John Lee nei suoi 3 libri, il quale purtroppo... Il progesterone, scusi se la interrompo, è un ormone che ci... Sì, di solito pensiamo steroide, come ormone è uno maschile, steroide però. Che madre... No, il progesterone è il secondo ormone della donna. È il secondo ormone della donna. Certo. Certo. E quindi c'è un calo prodotto, brusco di progesterone, sì, in menopausa. È prodotto dal corpo luteo, no? Dopo l'ovulazione, il corpo luteo produce progesterone. Ah, ecco. Quindi è in un gravidanza produce progesterone. Protettore in tutti i sensi, non è cancerogeno, non dà nessun problema, quindi io lo raccomando allora nelle fasi della menopausa, prima, dopo, così. Quindi quello è l'unico ormone che io raccomando, perché ci ho studiato molto e abbiamo anche prodotto delle creme che sono ottime. Invece gli estrogeni no. Quindi... Se le sue creme di bellezza infatti sono a base di progesterone. Sì, certamente. Io ne ho una di meglio, a dire la verità, però ne parliamo un'altra volta. Ne ha adesso una nuova, quindi. Ho fatto un'invenzione incredibile e che è già documentata scientificamente. Ebbene, ne parliamo un'altra volta. Anche non l'aspetto estetico, allora, lo rimandiamo un'altra trasmissione. Questa storia della menopausa, sì, questo lavoro sulla menopausa, ha dimostrato in modo inconfutabile con tante donne che quando aumenta, dunque la donna quando invecchia, nell'ipofisi aumentano le gonadotropine, no? FSH, LH, perché? Perché il corpo cerca di spingere le ovaie a continuare a funzionare, che è un segno dell'invecchiamento. Questo è un segno di invecchiamento, l'aumento delle gonadotropine. Qui c'è scritto in italiano, non è il problema. Avanti. Ecco, aumento dell'luteotropo. L'uteotropo è quello che controlla il progesterone. Anche quello, nelle ovaie, la produzione di progesterone, è l'ormone luteotropo. Ecco, ma per andare sul concreto, la cosiddetta secchezza vaginale che le donne... Sì. Incontrano in menopausa, si può contrastare semplicemente, sì, prendendo una pastiglia di melatonina? Si può cercare di contrastare, no, melatonina è un'altra cosa, qui stiamo parlando di ormoni, non di melatonina. No, ma voglio dire, l'assunzione della melatonina può migliorare tutto il quadro generale. Quello io lo sono qua, dunque, premetto, noi siamo una fondazione senza fini di lucro, noi non speculiamo sulla salute. Stiamo parlando di Interbion. Abbiamo Interbion, quindi... I prodotti che io ho generato tanti anni fa studiando il picco notturno della melatonina sono prodotti che vanno venduti ai fini di avere i mezzi per portare avanti i nostri progetti scientifici. Qui non ci scappa nessuno, qui noi non siamo speculatori, noi non vendiamo per arricchirci, questo deve essere chiaro. Quindi il prodotto melatonina zinco selenio che io ho elaborato a Zurigo tanti anni fa
il prodotto zinco-selenio, perché? Perché lo zinco è fondamentale, senza zinco muori, l'intestino non assorbe zinco, quindi abbiamo copiato in modo strabiliante questo zinco con la melatonina e selenio, che è anche un altro minerale estremamente importante, anche per la prostata. Quindi lo zinco-selenio ha copiato la melatonina, è una bomba di benessere, ecco perché... Per donne, ma anche per uomini. Per donne, quindi. Per uomini, per bambini nervosi, per vecchietti, per tutti. Perché tanto non fa male a nessuno, anzi, ha solo effetti benefici. Allora, qui vedete l'aumento progressivo dell'uteotropo, perché è un processo di invecchiamento del corpo, delle ovaie in questo caso, e quindi aumenta nell'ipofisi lo stimolo per farle funzionare ancora. Un tentativo del corpo, no? Di evitare la menopausa. Poi, andiamo avanti? Ecco qua, il placebo, vedete qua, non vi sto a spiegare i dettagli, non modifica affatto i livelli di ormone luteotropo nell'ipofisi. Il placebo è perché del lavoro fatto c'era un gruppo di donne che senza saperlo non prendeva la melatonina, assumeva il placebo. Perché così, altrimenti non ha valore se non c'è il gruppo placebo, no? Avanti. Ecco, la melatonina notturna, questo riguarda solo l'LH, ripristina, questa è una cosa sensazionale, ripristina i livelli di LH nell'ipofisi delle donne in invecchiamento. Vedete come aumenta il livello, la melatonina fa scendere, diciamo, i livelli di LH, li fa scendere perché le ovaie sono più diventate più sensibili all'LH. Allora l'LH scende perché non deve stimolare le ovaie a funzionare, capite? Quindi e le ovaie stanno tranquille praticamente. Certo. Perché comunque, ricordiamoci che è vero che la donna perde la protezione della natura, quindi aumenta il rischio di andare incontro a delle malattie piuttosto serie. Ma certamente, questo è un altro discorso. Chiaramente oggi ci fermiamo sulla menopausa, ma riguarda tutto. Quindi praticamente la protezione data dalla melatonina non si esercita solo nel mantenimento della fertilità, ma di tutto il sistema neuroendocrino immunitario, perché è un'altra persona. E appunto arriviamo a oltrepassare la menopausa, stare bene e mantenere lo stato di benessere. Lei ha detto una cosa bellissima prima, purtroppo era durante la pausa pubblicitaria, che le donne dopo la menopausa devono poter godere di... Assolutamente, io sono l'amico delle donne per una questione forse della mia madre, del mio ambiente che adoravo, adoro sempre, e quindi io trovo che è un'ingiustizia mostruosa quella esercitata verso le donne, perché se una donna arrivasse alla menopausa in buona salute, tranquilla, serena, diciamo, se ha bisogno della melatonina, con la melatonina perché la mantiene in equilibrio, è auspicabile, però io non sono qui per vendere melatonina, intendiamoci, però non posso dire che la verità in cui io credo e posso dimostrare. Poi però il periodo migliore di tutti noi, anche dell'uomo che poverino, vabbè, sessualmente meno interessato, però è ancora vivace, e le donne, non è prima la beata giovinezza, neanche per idea. Il periodo migliore della vita è quello che va poi dalla postmenopausa, diciamo, o dell'uomo post-andropausa, quando iniziate, fino a che lui sta bene, vive 10, 20, 30, 40, 50 anni, se ne infischia dell'età e se ne infischia della menopausa, di tutti, perché sta bene. Lo scopo nostro non è di vivere per sempre, ma di mantenere la gioia di vivere, dovuta al fatto che stiamo bene, mangiamo, digeriamo, se vogliamo fare l'amore ogni tanto, perché no? Non è negato, perché no? Fa parte della natura umana. E quindi è tutto falsificato. Senza avere più l'impegno della procreazione. Esatto. Quella l'abbiamo già assolto. Tutto falsificato. Io sono qua, non dico, appunto, ripeto, non per vendetta, per senso di giustizia. Qui oramai noi
viviamo in un mondo totalmente corrotto, totalmente falsificato. E io sono in questa televisione perché non penso che nessuno in altre televisioni abbia il coraggio di dire e sentire queste cose. Speriamo di non essere gli unici nell'universo. E nell'universo, anzi, forse di aprire Italia, la strada al coraggio. In Italia oramai non c'è speranza. Mi interessa quello che ha detto prima della prolattina, è stato un po' un passant, però dovevamo drizzare le antenne invece. La prolattina invece, è un ormone importante. Ecco, sì, voi immaginate che io... Ma non ti propongono mai di fare il test della prolattina in sostanza? No, ma non a noi donne capita quando magari nel corso, anche prima del... diciamo della menopausa, abbiamo il seno dolente che si ingrossa, abbiamo qualche segnale di disordine riguardo alla prolattina, però anche dunque, gli uomini... La prolattina è cancerogeno numero uno. Infatti il famoso professor Di Bella ha puntato i suoi studi su quello, ecco. Prolattina è ormone del IGH. Voi immaginate una cosa che risulterà molto... Io quando ero a Milano, cioè Davos, producevo, io conosco la prolattina, me l'ha detto, ho prodotto degli antisieri iniettando ipofisi umane che mi venivano dalla Francia nelle pecore. A Davos avevamo le pecore a stalla, io prendevo l'ipofisi perché le ipofisi anteriori contengono in maggioranza cellule acidofile, che sono cellule che producono la prolattina. Quindi iniettavo e ho fatto un antisiero, l'ho fatto purificare a Berna, all'Istituto Sieroterapico Berna, indovinate a chi l'ho mandato? A Veronesi. Veronesi era un assistente all'Istituto dei Tumori e lui con questo mio siero collaborammo e lui iniettò parecchie donne col carcinoma mammario. La faccenda è perché a quei tempi non c'erano sistemi chimici per inibire la sintesi della prolattina, come si fa adesso, no? Sì, adesso ci sono sì, la bromocriptina, come si chiama queste cose. Ebbene, quella volta, poi la cosa fu sospesa perché certe donne avevano una reazione allergica, probabilmente le immunoglobuline non erano abbastanza purificate. Tanto per dirvi, io parlo degli anni 60, quindi... mi occupavo di prolattina, se permettete ne so qualcosa. Guai, la prolattina, in tutte le persone che si rivolgono a me, caritatevolmente me ne occupo, solamente a questo scopo, è di tenere i valori di prolattina sotto 10. Ah, io me lo segno, certo, fate così anche voi a casa. E quindi ogni tanto ci dovremmo fare questo esame, che poi è un esame ematico. Ma no? Il fatto è, come dico, il disastro è globale, perché adesso, oltre a non misurare la prolattina, non misurano neanche l'FT3, la triiodotironina, perché il problema della prolattina è la tiroide, perché se la tiroide non funziona perché c'è poco FT3, che è l'ormone tiroideo, che bisogna avere alto e non l'FT4 che è l'Eutirox, la prolattina sale perché è un interplay di vari ormoni. Per abbassare la prolattina bisogna curare la tiroide, bisogna curare l'ipotiroidismo. E il dramma l'85% delle donne è ipotiroideo. Le donne sono ipotiroidee, sì? Non lo sanno. Sono depresse, sono stanche, vanno dal medico, vanno dall'endocrinologo e gli dà che cosa? La T4. Ma vogliamo scherzare? Ma vi rendete conto che si dà la T4 che non funziona? Quindi tenetevi la prolattina, tenetevi l'ipotiroidismo. Quindi, esiste un farmaco semplice o deve essere sempre gestito dal medico? Sempre gestito dal medico. Ecco. Per dire, questo farmaco che aiuta, Sempre gestito dal medico. Perché stiamo parlando di farmaci comunque abbastanza forti, sono ormoni, per il controllo della tiroide. No, bisogna capire però che farmaci, cosa succede, ad esempio, per la tiroide, per l'ipotiroidismo, deve essere un farmaco che lavora sulla T3, lei ha detto. La T3. No, lei nel passato lei ci aveva parlato proprio di un farmaco pseudonaturale. No, di buona è tutto gestione. Naturale, scusate. No, io avevo segnato qualcosa. L'ormone tiroideo è naturale, gli ormoni tiroidei sono naturali. C'è la ditta italiana IPSA per la quale io ho promosso. Naturali, ma prodotti da T3, T4, qui a Lodi è la fabbrica.
E quindi siamo grandi amici. Sì, però il T3 non lo dà nessuno. Ma come eh? Si chiama? Cioè, per IPSA, la società IPSA. E tutti in famiglia, io, tutti, anche Savino, tutte le persone che io conosco sono ipotiroidei, tutte in famiglia, tutti, e non lo sanno. E io prescrivo la tiroide IPSA 125, che è quella che prendo io anche stamattina. Lo dica più lentamente, tiroide? IPSA, IPSA 125, che contiene in modo adeguato T3 e T4. Sì, però bisogna che il medico lo controlli. Certo, cioè voglio dire, non è che uno... Anche perché non credo che lo si possa acquistare così. Ma il medico dà l'Eutirox. Sì, e questo è lo scandalo terribile. Le donne che mi ascoltano dovrebbero capire, sentire, che l'Eutirox fa finta di funzionare, non funziona. Col tempo le conduce a uno stato di immunosoppressione, di disagi terribili. È pericoloso la T4, perché l'ormone tiroideo, cioè T3, T4, con 3 o 4 atomi di iodio, per funzionare il fegato deve produrre un enzima che toglie un atomo di iodio per avere la T3, che è la triiodotironina. Voi sapete poi, qui siamo in un mondo dell'orrore, voi sapete che adesso l'Organizzazione Mondiale della Sanità dà i valori di triiodotironina accettabili, che sono bassi, sbagliato. Quindi si cade dalla padella nella brace. Quindi, per fortuna, direi, almeno i nostri medici, abbiamo 60 medici adesso che hanno seguito i miei corsi, e cerchiamo di portare almeno a questo bel paese, sarebbe ora. Quindi, per sapere in che condizioni di salute siamo, voi ci consigliate di controllare almeno ogni tanto la prolattina, perché sappiamo che la paura, la funzionalità tiroidea. E la funzionalità tiroidea. Certo, ma l'esame deve essere specifico, quello T3, sì. T4 in sostanza. Siamo arrivati, io oramai, ai pazienti, odio far spendere soldi inutili, quindi do tutta questa esperienza, io faccio misurare ai pazienti, alle persone che conosco, glicemia, perché la glicemia è molto importante. Poi faccio i colesteroli, sono una balla gigantesca, la storia del colesterolo è una grande balla. Ci spieghi perché? Perché il colesterolo non è pericoloso, sono pericolosi i trigliceridi, quelli sono i veri grassi nel sangue. Quindi io faccio misurare la prima volta glicemia, trigliceridi, il colesterolo non mi interessa per niente. Poi FT3, FT4, TSH... E questi sono TSH, perché TSH, però TSH da solo dice niente. Sì, è l'FT3 che deve essere alto. Il mio, io me lo tengo 6-7, quello di mia moglie, di mio fratello. Deve essere attorno a questi valori, sì, quindi? Non deve essere 2, 3 o 1, deve essere 6-7. Quindi, e se dovessimo innalzarlo dovremmo aiutarci con l'ormone T3 e T4. Perfetto. Perché, vi spiego, perché dice, ma come, dici che il T3 è importante, però dai anche il T4. Certo, perché nei miei pazienti io davo ancora dello iodio, in modo da facilitare la nostra tiroide a funzionare, a convertire T4 in T3. Sì. Ma se tu hai il T3 basso, e non lo fanno più neanche misurare oramai, quindi se non complotto contro... è un complotto. Quindi io faccio sempre FT3, FT4, li faccio fare tutti e due. Sì, ma adesso non te lo fanno più, perché dicono se il TSH... No, è vero, nelle prescrizioni che ti fanno degli esami, quindi ormai ti danno oramai solo... Alla fine. Ecco, prima della pausa pubblicitaria, quindi rileggiamo insieme questa slide, sì, che è importantissima. Nel corso di 6 mesi la somministrazione notturna di melatonina ripristina la funzione tiroidea. Sì. Sapete perché? Nelle donne, scusate che non ho concluso, di età dai 42 ai 62 anni. Non è la melatonina, è che la melatonina, proteggendo la ghiandola pineale funziona meglio, da, diciamo, equilibratrice dei ritmi ormonali. E quindi automaticamente, non è la melatonina, è che la melatonina, attraverso la funzione di protezione della pineale, migliora il controllo ormonale in toto. E quindi, con grande sorpresa, abbiamo visto che migliorava la funzione tiroidea, soprattutto dalla T3.
Ecco, e quindi che è quella che a noi interessa, e le donne però si sentivano bene come mai in vita loro, queste persone. Capite perché? Il beneficio è questo. Ritorni ad essere una persona felice di vivere. Un milligrammo basta, perché le pastigliette sono sì, da un milligrammo. Sì, hanno cercato di sabotare la melatonina a livello governativo. No, uno. No, ora uno per legge non no, possono guardate, superare. Per fortuna di Dio, non so chi ci ha protetti, la melatonina è già sufficiente a produrre il picco notturno con la mia formulazione, se permettete. E gli altri cosa lo fanno, Dio solo lo sa. Comunque c'è quella anche a lento rilascio. Sì, quella è pericolosa, perché altera i ritmi, ritmi biologici. Scusate. Confesso di averla presa, professore, insieme alla sua. La melatonina deve fare il picco notturno. Deve avere il picco notturno. Scusi, deve fare il picco notturno come fa madre natura, altrimenti che serve? Alteri i ritmi biologici. Quindi queste donne che hanno fatto sto lavoro, carine, erano lì da sud di Roma, molto diligenti. Abbiamo fatto anche la misurazione della melatonina nella lingua, nella saliva. Sì. Prendevamo, sì, poi l'abbiamo mandata in America, abbiamo misurato i livelli. È venuto fuori che le donne che reagivano meglio alla melatonina erano quelle con bassi livelli di melatonina. Quindi torna tutto. Quindi quelle che ne avevano più bisogno. Bisogno. Alla fine. Questo lavoro è stato sabotato dall'Istituto di Farmacologia di Milano in un modo selvaggio. Con quale motivazione? Ma perché i farmacologi milanesi sono così cattivi? Milano è il nostro nemico, Milano è il nemico della salute. Attenzione, quando io con grande sforzo, spendendo quella volta 700.000 lire, presi per dare questo annuncio sensazionale al mondo delle donne, presi in affitto il circolo della stampa in Corso Venezia, sì, Milano, e poi invitai i giornali, ero così contento di fare quest'opera di beneficenza, per così dire, per le povere donne, che ero esaltato, dico, ma bisogna che tutti lo sappiano, e quindi organizzai al circolo della stampa con giornalisti, tutti invitai. E sapete cosa è successo? Ecco, vi dico, queste sono cose tristissime. Un certo professore, di cui non faccio il nome, se no magari mi denuncia, dell'Istituto di Farmacologia di Milano, che io ben conosco questo istituto. Lo conosciamo tutti. Ecco, sapete, ha mandato un suo gregario lì, alla mia conferenza stampa lì, al circolo della stampa, il quale si è alzato, ha detto: il lavoro presentato da Pierpaoli non è accettabile perché non segue certi criteri, tutte balle, ma però lui aveva il titolo di dire queste cose oltraggiose nei miei confronti, che il lavoro non era valido, che non era vero, che la melatonina ripristinava la salute della donna. Questo signore, di cui non faccio nome come vorrei, cosa ha fatto? Siccome quello che domina sono i gruppi di poteri, cosa è successo? Il giorno dopo l'agenzia AMSA dicevano: professor Pierpaoli ha presentato questo qui, è arrivato però il professor tal dei tali, il quale ha demolito il suo lavoro. Così finito. Il lavoro mi poi pubblicato però. Pubblicato! Ma sapete che fatica a pubblicare quel lavoro, perché i lavori vengono pubblicati su riviste serie, che non certo accettano maggiornate, ma scherziamo. E quindi ero impotente a contrastare questo assalto di questi terribili personaggi, quali tutela, perché immaginate cosa è successo, cosa hanno pensato? Accidenti, se le donne prendono la melatonina, è il mercato degli ormoni, doveva finire? Finito. Quindi danni immensi dal punto di vista economico, capito? E le donne ancora oggi sono vittime di questa gente. Va bene, dobbiamo rispettare la pausa pubblicitaria, vi invito anche a telefonare e a mettervi in contatto, potete inviare anche le mail, poi alla ripresa vi diamo tutti i recapiti utili per farlo e continuate a seguirci, perché ancora altre cose importanti da dire sicuramente ce ne sono.
Eccoci qua. Allora, abbiamo ancora due parti di trasmissione utili e, come vi dicevo, avete la possibilità non solo di telefonare ma di mettervi in contatto con i nostri medici. Quindi passerà la regia nel corso della serata la tabella con i recapiti e ci farà molto piacere anche sentire quali sono effettivamente i vostri problemi o la vostra esperienza o i vostri quesiti in tema di menopausa, che è l'argomento della serata, ma anche di salute in generale, relativo anche all'utilizzo della melatonina. Allora, sicuramente abbiamo chiarito anche con questa ulteriore puntata che la melatonina non è più solo, lo dicevamo prima col dottor Maroccoli, non è solo il prodotto per dormire, anche se molto c'entra con la salute, perché il sonno stesso c'entra con la salute. E non a caso spesso le donne in menopausa perdono questa meravigliosa naturalezza di un sonno ristoratore. Ci sono i risvegli notturni, tutte cose che interferiscono con l'equilibrio. E quindi, ritornando a noi, si diceva che la melatonina potrebbe accompagnare molto naturalmente anche questo passaggio un po' critico. Assolutamente, negli anni precedenti. Come appunto non è un ormone, è una sostanza gestibile in autonomia, potrebbe essere il primo step in questa fase di cambiamento e vedere che vantaggio la donna ne può avere. A me capita di vedere ad esempio delle persone che in autonomia hanno deciso di cominciare a usare la melatonina perché o hanno sentito la vostra trasmissione o perché hanno letto i libri di Pierpaolo oppure YouTube, insomma i vari mezzi di comunicazione, e riferiscono spontaneamente ad esempio che dopo che hanno incominciato a usare la melatonina hanno visto che è migliorata la sudorazione piuttosto il mal di testa, un'altra ti dice che è migliorato non so la digestione, cioè poi ognuno insomma reagisce in maniera personale, perché ripeto l'equilibrio di quella persona non è mai necessariamente uguale a quello di un'altra. Però questo che cosa dice? Che è totipotente, cioè nel senso, proprio perché è un bioregolatore, questo bioregolatore che fa? In realtà ti mette nelle condizioni di aggiustare quello che è aggiustabile in quel momento. È chiaro che se poi rimangono dopo 3-4 mesi che tu assumi la melatonina qualche altra cosa che non è andata a posto, parliamo della donna in menopausa ad esempio, che possa essere piuttosto la secchezza vaginale o piuttosto le vampate o meglio di più un po' il disturbo turbi del sonno o qualunque altra cosa, poi va chiaramente personalizzata una terapia, inquadrata la situazione e poi insomma intervenire con una terapia adeguata. Quindi però certo, in autonomia una persona può incominciare a prendere la melatonina zinco selenio. Se poi interessa, mi intratterrei sulla una fantastica storia che sono i noduli al seno, la più grande balla, la più grande orrore che sia mai stato, e le mammografie. Mastopatia fibrosocistica. No, certo, anzi, diventa un pochettino. È stato, guardi, c'è stata una polemica feroce l'altro anno sul tema delle mammografie. Mammografie e i noduli al seno, vi spiego Io vi devo confessare che tutti mi hanno spinto a fare la mammografia, non ne ho mai fatto una. Brava, anche mia moglie non la fa. Mai, mai assolutamente. Poi scusa, se ti trovano il nodulo al seno, cosa sei? Sei condannata. Ti spaventano a morte. Se vogliamo, vi dico io cosa ne penso a proposito dei noduli al seno. Allora le formulo la domanda. Cosa ne pensa, professor Pierpaoli, dei noduli al seno e dell'utilizzo delle mammografie? Io penso come i poveri uomini che hanno la prostata. L'ipertrofia prostatica è la stessa cosa. Il seno è un organo bersaglio degli ormoni, chiaramente, non solo della prolattina, per cui è una ghiandola controllata dagli ormoni e quindi come tale se c'è un'alterazione ormonale a monte questa ghiandola si altera, diventa fibrotica oppure si formano questi nodulini che sono un po' parte della ghiandola e subito la donna entra in una fase di terrore e viene convogliata in mezzo a un mondo dell'orrore perché chiaramente ha paura e subito cancro. E quindi il nodulo al seno è un fenomeno storico di inenarrabile orrore, perché la donna poi, col terrore e la paura, va da questi personaggi,
Ma non è vero niente, i noduli al seno sono semplicemente l'espressione a monte di un'alterazione ormonale su questa ghiandola che produce che cosa? Produce latte quando è necessario, per breve periodo della vita. E cosa si deve fare? Bisogna tornare a far regredire, e se ci fosse davvero questo nodulo, perché spesso non è vero, e farlo regredire, andando alla radice del sistema ormonale che controlla la ghiandola mammaria, come nel caso della prostata, no? Ma che tocchi la prostata? Se è ingrossata vuol dire che hai problemi ormonali sul controllo della ghiandola, è esattamente la stessa cosa. Parliamoci chiaro e guardiamo che cosa è diventato il seno della donna, ecco perché sono qua. Sono qua per dire alle donne, attenzione, oramai il vostro seno è diventato oggetto di lucro, di paura, di spavento, e non è vero niente. Sono parole molto grosse. No, no, non è che ho paura. Effettivamente avevamo letto e commentato insieme, non ricordo con chi, uno studio americano che smontava un po' il tema della prevenzione e quindi della precocità dell'intervento, sia con i dati che riguardano la sopravvivenza, perché intervenire precocemente non vuol dire poi regalare anni di vita a un paziente oncologico, sia sul fatto che a volte alcuni tumori, soprattutto quelli mammari, sono delle diagnosi di cancro che potrebbero non essere fatte, che potrebbero, oppure malattie che potrebbero regredire spontaneamente o come dice lei con l'intervento. Però è un terreno minato questo, professore, io non lo voglio assolutamente arginare. Cioè, tant'è vero che queste ghiandole non possono poi diventare dei tumori terribili? Lei dice che se interveniamo... No, io credo che questi se noduli, noi interveniamo... Insomma. A monte, dando alla ghiandola quello di cui ha bisogno per non arrabbiarsi, faccio della prostata la stessa cosa, e dico lo stesso della ghiandola tiroide, e sono controllate certo, dagli ormoni, sono controllate dalla pineale e dall'ipofisi. Se noi identifichiamo i fattori alterati del controllo di queste ghiandole, o mammaria, o tiroide, o prostata, a monte possiamo correggerle e scompare il problema. Io le credo, ma qui abbiamo una classe medica impreparata ad affrontare questo percorso, ma attualmente. Anche avete adesso state formando dei medici. Sì, ho capito, però c'è anche una classe medica ostaggio di protocolli e di regole che vengono stabilite a monte e quindi talvolta non è nemmeno l'anno... Io qui vorrei dire una cosa, scusate, perché tutti... Le riforme sanitarie che sono state fatte, in tutte le riforme non sono mai stati sentiti i medici. Sì, sì, perciò dico mai. Ti fanno i burocrati. Io dico facciamo la riforma sanitaria e il medico non c'entra. Che assurdo. Va bene, ok. No, noi siamo arrivati a avere una società mostruosa. Mostruosa dominata dal lucro, dal controllo sui poteri economici, parliamoci chiaro, non c'è più giustizia, non c'è più onestà, non c'è più niente. Allora noi parliamo qua sapendo che è perfettamente inutile, quindi perché il modo con cui questi personaggi, queste mostruose economie che dominano l'economia mondiale, questi gruppi, dominano anche noi, non ci ignorano. Non esistiamo. E vabbè, pazienza. Io ho il mio mondo parallelo, costruito dalla mia famiglia, dai miei amici, dai nostri medici, e portiamo avanti silenziosamente, tranquillamente. Ci fa entrare, professore, ci fa entrare in questo suo mondo parallelo? Sì, volentieri. Voi ma io quest'anno voglio venire a fare il corso. Io vi voglio bene, perché io sono qua perché... Ho senso di giustizia, bene. Mi arrabbio per quello, io non ho interessi economici o interessi di gloria o di stupidità, appunto la vanità, l'avidità, la stupidità e l'invidia sono i quattro demoni del mondo, no?
Vasi. Me li voglio scrivere. La vanità. Sì, sì, ma l'ho scritto anche nel mio libro. Vanità, avidità. In quale libro? La vanità, la stupidità. La vanità, l'avidità. La stupidità, che è la più dilagante di tutte. Quella e l'invidia. E l'invidia. L'invidia sociale è tremenda, ecco, purtroppo. Sono vasi, il vasi c'è tutto. I problemi dell'uomo sono tutti raccolti in queste parole. Se uno soffre di queste debolezze, no, è un poveretto. Mamma mia. Allora, siccome vogliamo mettere a buon frutto tutti i minuti che abbiamo a disposizione, continuiamo a indagare il mondo della melatonina è relativo anche al mondo femminile. Abbiamo detto che avremmo parlato di donne in menopausa, ma anche di donne più giovani. Mai come in questo periodo si assistono a persone che non sono fertili, donne con problemi di infertilità e anche in questo caso gli ormoni, bombardamenti ormonali per far ovulare, insomma, la pillola anticoncezionale, in questo caso per contenere le nascite. Sembrerebbe proprio che tutta la vita delle donne, dopo la maturazione sessuale, sia scandita da un'esigenza di ormoni aggiuntivi, ormoni chimici. Sì, il mondo che ci siamo creati intorno, il modo di vivere, tutto luci, tutto rumori. Innaturale. Ma stiamo vivendo però adesso anche la generazione, cioè gli attuali adolescenti sono i nostri figli, cioè quelli che abbiamo incominciato ad usare le plastiche, xenoestrogeni, junk food, cioè cibo industriale, e tutte cose che non erano presenti nella generazione invece precedente. Quindi adesso noi vediamo, io vedo tra gli adolescenti per strada, ci sono un sacco di ragazzi o di ragazze già sovrappeso, molte donne che hanno già cellulite importanti a 14 anni, sì, a 13 anni. Sono sovrappeso anche perché mangiano in maniera voglio dire, schifosa, però è tutto, però è tutta una cosa, cioè io dico che è una generazione che rappresenta un modello che deriva da abitudini che sono incominciate nella generazione precedente. Cioè, noi adesso incominciamo ad avere questa generazione che è stata contaminata, tra virgolette, usiamo questo termine, da tutta questa cibo, cioè perché voglio dire, le carni che abbiamo mangiato, fin tanto che si è scoperto che erano tutte dopate, gli animali, gli estrogeni, cioè è cambiato tutto, perciò anch'io sono sorpreso, quello che diceva lei prima della trasmissione. Ma soprattutto è anche perché mangiamo troppo. Sì. Mangiamo tre volte quello che ci necessita. È giusto. Basta. È assurdo. E quindi, appunto, dottor Marocco, cioè, lei diceva che stanno pagando. Che le saranno scotto, minate, cioè la salute sarà minata delle nuove. Noi stiamo vivendo quello che negli Stati Uniti era già evidente 30 anni fa. Sì, cioè, già questi problemi che abbiamo noi oggi qui, li avevano negli Stati Uniti, che era una società più ricca, diciamo, con maggiore disponibilità di cibo, ma di tanti altri prodotti. Cioè non solo il cibo. Ma negli Stati Uniti si mangia in maniera sconsiderata, Ma bevande, voglio dire, prima chi è che io sono stata in California, fanno delle colazioni. Ormai i cibi sono veramente salad bar, la solubilità nel cibo non si trova più. Ma vi siete mai posti se c'è proprio una correlazione tra il cattivo funzionamento, cioè di questa orchestra ormonale e il cibo che introduciamo? Perché noi abbiamo fatto della riflessione sul cibo il nostro cavallo di battaglia. Ad esempio, la relazione tra prolattina e l'assunzione di latticini per noi sta diventando quasi naturale. Molti tumori al seno ci stanno dicendo, persone ovviamente che hanno il coraggio di andare un po' controcorrente, che hanno origine in quello che mangiamo più frequentemente, perché poi non è quella volta che crea il precedente e quindi la malattia. Però qui è come facciamo, è chiaro. Noi abbiamo la cosiddetta dieta mediterranea, di cui è paladino uno dei nostri medici delle Puglie, bravissimo, abbiamo ogni ben di Dio. E qui c'è il buon senso di ognuno, si salvi chi può. Come fai tu a interferire in quello che mangia uno? E qui in ogni famiglia si dovrebbero conoscere questi principi, è chiaro. Devi mangiare tutto secondo le stagioni, i frutti di stagioni, maturi, certo. Non comprare, non so, i carciofi dal Cile o che ne so io, quello che vuoi.
Quindi questo è un fatto però molto personale. Tu puoi educare sì, ma se cominci a mangiare cose perché ti piacciono, come il popcorn o quella delle nocciole. Beh, lei che ha vissuto la a lungo Nutella, negli Stati Uniti. Chili di Nutella, buona, buonissima, non voglio dire che non è buona. Ma questo è un fatto personale, di educazione personale, che deve venire dalla famiglia e dalla scuola. Io del governo non ci penso per niente, ma dalla famiglia e dalla scuola. Quindi lì cosa possiamo fare? Ognuno si salvi che può, faccia quello che vuole, deve essere. Però adesso nelle nostre scuole, nei nostri asili, fanno molta prendono con molta cura l'alimentazione. Sì. Hanno molta confusione, però le garantisco. Sì. Sì, c'è forse un pochino più di riflessione, ma no, gli danno non stiamo ancora andando molto Ravanelli bene. Invece che... Ma c'è l'ufficiale sanitario che guarda la dieta, eh? Sì, ma non è detto che sia che abbia una cultura. Comunque è già un buon corretta, segno, sì. Indica sì, che c'è una maggiore ti attenzione salvi nelle mense. È la famiglia la base di tutto, il buon senso nella tua famiglia. Perfetto, quindi armiamoci. Allora, altre cose che possiamo dire, le ragazze giovani spesso soffrono di gravi problemi, di mancanza di ovulazione, mancanza di mestro, insomma, ne sentiamo tantissimi. Noi stessi siamo subissati e abbiamo in programma trasmissioni di questo tipo, ecco. La melatonina può essere, non dico una panacea, ma l'inizio di un percorso... Non la chiami panacea, no. Che è una grande scoperta, che la melatonina protegge la pineale, sì. E serve, sì. Beh, ma non in senso prudenzialmente dispregiativo, lei dice una panacea così nessuno si offende. No, ma non in senso dispregiativo, cioè sì. Per sì, dire, sì. Sì, sì. La possiamo dare anche se sei giovane, perché lei prima ci ha detto che i giovani hanno dei picchi di melatonina, certo. Che sono fantastici, picchi però notturni. Però se un giovane... Ecco. Fai le vita notturna, è chiaro, ci sono molte interferenze con i telefonini, con i tablet, sotto le luci, in giro, così è chiaro che gli abbatti il livello notturno fisiologico di melatonina anche ai giovani. O un bambino tenuto sotto la luce, un bambino nervoso, certo, la melatonina lo protegge perché con la vita sconsiderata che fa nella famiglia e fuori dalla famiglia, abbatte la melatonina notturna nella sua pineale e ne paga le conseguenze. Scopo protettivo e profilattico, direi, va bene. Ho la capito. Melatonina. Tanto male non ti fa, quindi la prendi, vai a dormire, poi se vai in giro... Ecco, ma assumendo melatonina per dire per lunghi periodi, perché si può fare, no? Questo è sempre. Per tutta la vita, sempre. Ecco, diciamo. Noi poi mettiamo a riposo la nostra pineale... Certo, noi facciamo un'operazione più intelligente da che mondo è mondo. Prendendo la melatonina notturna, la sera alle 11, alle 10, alle 11, io vado a letto presto, quindi io già alle 10 alle dormo. 9. Ecco, ma questo è un consiglio che potrebbe essere esteso. Assolutamente, a tutti. Prima vai a letto, meglio è. Comunque, crearti il tuo ciclo, dipende da dove sei, alla latitudine, le abitudini di famiglia, del paese in cui vivi. Però, diciamo, se vuoi fare l'operazione più intelligente che sia mai stata concepita da che mondo è mondo, tu prendi la tua compressina di melatonina religiosamente, sempre alla stessa ora, anche qual se non dormi. Migliore? Qual è l'ora migliore? Ma io direi 10-11. 10, se tu vai anche in se uno non va a letto? No, assolutamente. Anche se non vai a letto, però la prendi. Perché se la prendi, dai il messaggio alla pineale che si riposa e quindi mantieni l'equilibrio della tua ghiandola pineale che è il direttore dell'orchestra. Questa è un'informazione utile, non ci aveva mai dato. Quindi, sempre alla stessa ora, possibilmente quindi prima, attorno alle 11, prima sì, di mezzanotte? Sì, io direi che più tardi le 11, direi. Al più tardi le 11? Se tu non vai a dormire, la prendi lo stesso, perché dà il segnale e quindi mantieni la ghiandola pineale. Ecco, dicevamo prima col dottor Maroccoli, non concilia il sonno la melatonina? La melatonina apre il segnale, apre il gate, il cancello al sonno, lo apre, hai la feeling, la sensazione che sarebbe ora di dormire, ma non è un sonnifero. Tanto è vero che io la consiglio
assolutamente a quelli che fanno i turni di notte, no? Dice, se tu fai, specialmente i poveretti che fanno una settimana al turno, una settimana in tetturno. Sono i turni, per carità, tu prendi la melatonina alle 11 se fai turno o non fai turno. Quando smetti di fare il turno ti sei salvato. Ah, è bellissima questa informazione. Assolutamente. Io racconto questa cosa, se non la riporto, io ho fatto... un ginecologo, l'ostetrico soprattutto, e quindi siccome si lavora molto di notte, perché voi donne amate la fase lunare, quindi, ma quello no, è il nostro per dire, naturalmente, la ossitocina, no? Che ama la discrezione, quindi, ama un po' diciamo, il silenzio. Cosa, e io non ho mai avuto problemi di sonno. Poi recuperavo, andavo a dormire, eccetera, eccetera. Quando poi ho conosciuto il professore, abbiamo incominciato con Walter questo percorso insieme, io ho incominciato ad assumere la melatonina con grande entusiasmo. Io per 4 mesi, ripeto, non avevo mai avuto problemi di addormentamento, di sonno ristoratore e quant'altro. Per 4 mesi mi svegliavo la notte, avevo dei sonni interrotti, è come se ho conservato il mio sistema, ma questo poi l'ho visto richiedendolo anche nei pazienti, no, questa cosa. È come se il sistema conserva la memoria di quello che accade, sì, la immagazzina, e poi magari ti dai segnali in un altro modo che tu non potrai capire. E io ho impiegato 4 mesi, sì, ho insistito, cioè non, lì per lì non capivo. Lei dicevo, non aveva il beneficio in sostanza. No, io lì per lì ho detto, ma porca miseria, dicevo, questa melatonina che mi deve fare. Però, siccome sono un curioso e un attento, diciamo, osservatore dei fenomeni che accadono, ho continuato e poi ho incominciato a vedere che questo sonno è diventato poi improvviso, rapido soprattutto, cioè io mi addormento e mi sveglio, dico madonna, mi sono già svegliato, riposato. E poi ho incominciato a chiedere nei pazienti che, se per motivi vari avevano, appunto, facevano i turnisti, avevano avuto particolari stress perché non avevano dormito un certo periodo, se fosse successo anche a loro nell'assunzione della melatonina, e molti di questi mi hanno raccontato che... Cioè che il sonno è breve, è intensissimo. No, vabbè, questo sonno breve, dico sonno ristoratore, per me il sonno ristoratore è l'idea del sonno ristoratore. E lei fa, ad esempio, in questo libro... la qualità del sonno. La qualità del sonno, cioè tu non hai la percezione che hai di aver dormito a lungo, ma che hai dormito. Esatto, sì, e fa una riflessione sul, sì, esatto, sulla... che il sonno migliore, più profondo. È indispensabile, sì, che ci, certo, sia, che apparentemente è il sonno più agitato, la fase REM, sì, ma... Comunque io ho visto talvolta, ecco, anche... Ecco, ma questi risvegli notturni come si spiegano, anche prendendo la Dunque, melatonina? Io lo interpreto così, la melatonina, la pineale è una ghiandola intelligente. Quando tu le dai il messaggio della melatonina, la pineale segnala... Okay. Le alterazioni che possono esserci a livello di altre ghiandole endocrine. Io ho notato spesso che tu ti svegli di notte perché la pineale ti fa capire che qualcosa non funziona. Va. È molto intelligente. Cioè, capito, ti dice, quindi, attraverso quel sintomo, sì, sì, ti dice che non sei in armonia. Sai, ci sono un sacco di persone e quindi devi farti che si addormentano presto, magari alla sera, però alle 2, alle 3 di notte si svegliano. Sì, sì, ne conosco un esercito. Sì, sì. È normale questo? È normale, però... Cioè, non è normale. Non è normale. Dovrebbero farci un po' di... No, non sto parlando di andare a letto alle 8, sto parlando di addormentarsi prima, ad esempio, di mezzanotte, alle 11, che ne so. Il classico, addormentarsi davanti a un film, guardando, sì, la televisione, e poi risvegliarsi magari attorno alle 2, alle 3. Certamente, no. Ma questa cosa che lei sta dicendo, no, che anche è la melatonina... per esempio, sempre esposti agli schermi, non va bene, la luce, non va bene. Noi ci siamo condannati Infatti a lei dice di andare in un letto, nel proprio letto, senza, sì, interferenze, sì, al senza buio, luce, al buio, rumori. Se noi non torniamo a uno stile di vita come era quando io ero bambino, anche dopo, siamo condannati a avere problemi di tutti i tipi. Secondo me ci sono poi, in caso di risvegli, dei problemi ormonali ancora non identificati, mamma e che mia, la pineale non può, cioè devi aiutarla, che poi devi capire dove sta il problema e intervenire. Ti dà dei segnali intelligenti per capire che c'è qualcosa che non funziona, altro che. Quindi attenzione, la pineale è troppo intelligente per fare errori, siamo noi che perché non lo capiamo. Perché comunque il sonno dovrebbe essere ininterrotto.
Ma no, il sonno potrebbe anche essere interrotto, però ti svegli, vai in bagno, magari torni a letto e ti riaddormenti. Posso, l'importante è riaddormentarsi. Posso lanciare una provocazione? Sì? Nel senso, se diciamo qualcuno che si sveglia la notte, però assumendo la melatonina e non senza melatonina. Stiamo parlando di assuntori di o melatonina. O anche chi non assume la melatonina, può fare un esperimento, può assumere del miele la sera e sale rosa dell'Himalaya sotto la lingua prima di andare a dormire. Il rapporto è un cucchiaino da tè di sale rosa dell'Himalaya. Un cucchiaino da tè? Sì, sì, deve preparare una miscela. Il rapporto è un cucchiaino da tè di sale rosa dell'Himalaya e 3 cucchiaini di miele. D'accordo? Mm. Prepara una miscela. Questa miscela prende un cucchiaino da caffè di questa miscela sotto la lingua quando va a dormire. Se dorme, poi ne parliamo. Allora, io poi te ne parliamo perché che spiega che cosa. Io vorrei invece approfondire questa cosa, perché la lettura di un libro sull'acqua, però in questo caso non era il miele ma l'acqua, dava lo stesso consiglio, cioè di innanzitutto la demonizzazione del sale è un attimo da rivedere, perché noi siamo fatti di sale, quindi io sto sempre zitta e incasso tutte le volte che i medici dicono diminuite il sale, diminuite la quantità di sale, probabilmente ne introduciamo troppo, però da lì andare a demonizzarlo non avremmo tutte le indicazioni, dalle lacrime al resto del nostro corpo è salino, cioè noi imitiamo un po' il mare in sostanza, il mare, noi veniamo dal mare. Però il medico quando dice di non mangiare salare, dice non di non mettere il sale nell'acqua quando fai la pasta, di non mettere il sale sulla tavola, è un'altra cosa. No, cioè dica esattamente il contrario, l'ultimo cardiologo ci ha detto non è il sale con cui salate l'insalata, ma è il quantitativo di sale che mettete nell'acqua della pasta. Vabbè, sai, ognuno la racconta come vuole. Esatto, nel senso, allora diciamo in generale c'è una cattiva considerazione del sale. Sia il sale buono sia quello dell'Himalaya. Però questo consiglio di prendere sonno o bevendo un goccio d'acqua e un pizzico di sale sublinguale o la sua miscela è lo stesso concetto. Poi sarebbe lo qualcosa di importante per il cervello. Questo provatelo e poi ne parliamo. No, invece io voglio saperlo. Provatelo e poi ne parliamo. No, perché funziona, perché l'ho provato, ma voglio sapere perché. Voi ci state studiando, è uno studio autonomo una sua del idea. Dottor Marò. No, io non c'entro. Io dormo anche senza sale. No, va bene. Noi stiamo parlando di chi non dorme. Di chi ha difficoltà ad addormentarsi. Chi si sveglia, chi ha problemi. Però io lo verifico molto con le persone che prendono, pur prendendo la melatonina, ad esempio, mi sono chiesto come mai. Quindi sfatiamo che la melatonina sia la sostanza e il sonnifero. Non è un sonnifero. Aiuta nel jet lag, questo senz'altro. Ma perché ripristina i bioritmi? Aiuta. Cioè ridargli un'informazione. Non facciamo perché confusioni. Perché il jet lag è solo una confusione di informazioni. Al significato. Cioè non sai più se è giorno o notte, nel senso che... Ora ce lo spiegherà bene il professore. Beh, lui lo aspetto. Ecco. Quindi non è un sonnifero, però sicuramente apre la via al sonno, se si rispettano tutti diciamo i rituali del sonno però e le regole del buon senso. E in più c'è questo pizzico per chi comunque ha dei risvegli. Provare acqua e sale e miele e sale, secondo me è lo stesso... Miele e sale, stiamo parlando di poco. Sale dell'Himalaya. No, il rapporto è un cucchiaino, deve essere il rapporto deve essere quello, un cucchiaino da tè. Un cucchiaino da tè di sale rosa dell'Himalaya e 3 di miele. Preparare una miscela, di questa miscela prenderne un cucchiaino di caffè sotto la lingua. Va bene, proviamo. Ecco, adesso gentilmente se ci avete fatto cenno della pubblicità, sì? Allora ci fermiamo diligentemente e poi nell'ultima parte rispieghiamo i meccanismi. Ecco, questo è accettato però universalmente, che la melatonina aiuti molto, soprattutto le persone che professionalmente o che viaggiano per diletto e soffrono di... È uno sminuire. Però se lei ci spiega il meccanismo che è legato molto ai ritmi circadiani, forse comincia a portarci sulla strada giusta. È un po' come la storia del povero Di Bella, che era amico mio, abbiamo fatto 2 conferenze... in Calabria sulla melatonina, figuriamoci. E la melatonina è... No. L'ho capito, lei non ci sta a sminuirlo così, però ci spieghi un attimo il meccanismo e poi... E allora, visto che ha citato Di Bella, ci spieghi perché, siete concordi nel dire,
che la melatonina magari da sola non ti aiuta a guarire dal cancro, ma senza melatonina non si può guarire. Qui io sono inorridito perché, conoscendo i ricercatori americani, amici, anche alle 5 conferenze di Strom, esiste un'enormità di lavori scientifici pubblicati sugli effetti della melatonina come preventivo e curativo per il tumore. Ignorati! Ne parliamo subito dopo la pubblicità. Scusate. Eccoci qua, questa è la nostra ultima parte di trasmissione insieme. Durante le pause pubblicitarie, qui non si sta mai zitti, si introducono argomenti sempre interessanti. La dottoressa Pomeni infatti chiedeva... Sì, chiedevo la funzione del timo in combinazione con la melatonina. Perché timo, vedevo che siccome... Sì. Il timo è una ghiandola che si sviluppa molto nei giovani, no? Sì. E quindi mi è venuto in mente che probabilmente c'è una correlazione. Come no? Senti, tu sai che ci ho lavorato 15 anni col timo, timectomie, c'è un sacco di lavoro, e finché mi dette l'opportunità di capire che c'è un legame stretto tra gli ormoni e il sistema immunitario. Il timo produce tutti i timociti, questa ghiandola linfatica, miliardi di timociti che poi vanno in giro, cellule T, quelli della resistenza ai tumori, alle infezioni, a tutto. Quindi il timo è sempre stata una passione. Poi nel 67 feci un lavoro che apparve su Nature. Nel 1967 pubblicai su Nature, io ero ancora giovincello, un lavoro che ha fatto il giro del mondo, che si chiama Relazione tra il timo e l'ipofisi, perché togliendo il timo ai topolini si alterava la ghiandola ipofisi e mostrava per la prima volta in modo incomputabile che il sistema immunitario e ormonale sono collegati. C'è un'interconnessione proprio. Questo è un lavoro del 67, immaginate. Perfetto. Quindi, ecco che poi naturalmente il timo è fondamentale anche, si pensava per l'invecchiamento, così, ma tutto è importante per l'invecchiamento. E così da lì nacque la psico-neuro-endocrino-immunology. Che è una scienza che lei ha praticato, ha frequentato. Il trapianto della pineale all'inizio l'avete fatta nel timo? Sì, la trapiantavo nel timo, la pineale, e poi venne fuori tutta questa storia. Ma la cosa più eclatante, non so, io ho portato tanti dati. Vogliamo vedere, ecco, no, io penso che ci sia una slide che però è fondamentale che guardiamo insieme, anche perché sono i nostri ultimi minuti insieme, quindi però appunto, dobbiamo ricordarci anche di approfondire il tema dei tumori e della melatonina, perché penso che sia un argomento molto sentito da tante famiglie. Fortissimo. Allora, questa slide ha... Certo. Diciamo, è in sé proprio l'essenza del suo lavoro più importante. Ecco. Questa risale al 1981. Ah. Fu pubblicata da Academic Press in un volume al quale io partecipavo e che praticamente è frutto di intuizione, perché a quei tempi io non avevo abbastanza sufficienti sperimentali. Però avendo fatto questo lavoro dove ha visto che togliendo il timo si alterava l'ipofisi e cominciando a frequentare la ghiandola pineale, ho stilato questo indimenticabile grafico che mostra quello di cui parliamo adesso. Appunto. Perché io sono un intuitivo, no? Io non sono un razionale, sono un intuitivo che poi faccio fatica col tempo a dimostrare quello che tu hai qui, infatti... dimostrare sulla base degli esperimenti che abbiano questo pizzico di qui genialità, c'è tutto, di intuizione. Qui c'è tutto, già ancora dal 1981 c'è ancora tutto, che la ciclicità giorno-notte, quindi ritmi circadiani, controlla la ciclicità degli ormoni, perché gli ormoni vanno su e giù di giorno e di notte, tutti, però le funzioni surrenali, che sessuale, cellule immunitarie, ciclicità immunitaria,
Quindi tutte le funzioni di difesa immunitaria verso batteri, virus, cellule tumorali sono controllate dal sistema ciclico. Infatti il titolo della nostra scuola medica che cos'è? Risincronizzazione interormonale. Questo è un passo in avanti che mi commuove, però pensate bene che ancora pochi lo sanno e pochi lo capiscono, e allora io dico, ma vale la pena. Quindi la ciclicità circadiana della pineale, quella per cui pigliamo la melatonina, proteggiamo la pineale, stiamo al buio, ai bambini, a tutti, è fondamentale per il mantenimento della salute biologica, per il mantenimento dell'immunità, per il prolungamento della vita sessuale, del benessere dell'uomo, della donna. Sta tutta qua. Questo grafico lo mostro, voi vedete giorno, notte, la ciclicità. Noi siamo ciclici, rotazionali a tutti i livelli, dall'atomo alla molecola, ai cicli dei pianeti, la luna, il sole, le galassie. È tutto ciclico, sì, e rotazionale, tutto. Quindi noi, se manteniamo la sincronizzazione con i ritmi ormonali ciclici, quindi giorno, notte, estate, inverno, noi viviamo una vita dove è impossibile che insorgano malattie. Quindi lasciamo scorrere il tempo fin tanto che poi dicono dovremo morire. Dicono. Ne parleremo un'altra volta. Mi piace questa cosa di dicono, però. Si dicono. No, ma santo Dio. Quindi io ho un sacco di una montagna di evidenze sperimentali, cliniche, di questa faccenda qua. Moro. Ecco perché. Bisogna trovare molto anche bello. Uno che non è morto. Adesso vedremo. Professore, io direi, per cortesia, visto che c'è una forte esigenza di affrontare questo tema, ritagliamoci questi ultimi 10 minuti per parlare proprio dell'importanza della melatonina nella cura dei tumori. Perché guarda, è un argomento scabroso questo, cioè proprio... Dunque, guarda, allora se ti regalo la copia del libro dove si parla dei tumori, questo è un manuale di medicina, questa è la Bibbia, è la nuova Bibbia, perché quell'altra è un po' invecchiata. E ci passerò la notte questo, a leggerlo. Qui c'è tutto, alla si faccia parla della di tumori. Mia melatonina. Io mi sono occupato di tumori da sempre. Ho prodotto siero antipofisi, lo iniettavo, perché ho capito una cosa che è finale, chiara, per me oltre ogni dubbio. Chi induce la produzione dei tumori sono gli ormoni alterati, perché gli ormoni alterati determinano un cambiamento del sistema immunitario. Quindi il nostro sistema immunitario non riesce più a identificare le cellule che emergono, che sono tantissime nel midollo, e quindi non le uccidono, non le tengono sotto controllo. Non è che il tumore insorge di colpo. Le cellule tumorali sono tenute costantemente dalla nascita alla morte sotto il controllo immunitario. Chi controlla l'immunità sono gli ormoni. Nel corso delle mie frequentazioni per 20 anni con i pazienti, io non ho visto un paziente che ha sviluppato tumori. Perché se tu riassetti i cicli ormonali e risincronizzi i cicli, giorno, notte, praticamente tu mantieni l'immunità che controlla i tumori, l'insorgenza dei tumori. E un principale artefice di questi misfatti è la prolattina. La prolattina è micidiale, tanto è vero... Quindi la prolattina alta è già un indicatore assolutamente di un rischio tumorale. Ho due famiglie, ho seguito, forse lo sai anche tu Savino, sì, nel corso degli ultimi 10 anni, dove muoiono tutti di tumori. Due famiglie, io li seguo, ho dato... E hanno la prolattina alta? Prolattina alta, tutti prolattina, muoiono tutti i tumori. Ebbene, io ho dato loro dei consigli, ma mi sa che è morto ancora nessuno. Capisci? È questo che non si è... Cioè non i sopravvissuti si stanno curando. Non hanno sviluppato tumori. Gente che è proprio micidiale, sterminio dalla famiglia, prolattina altissima. L'ho dato loro
come ho detto loro, come far mantenere la prolattina a un basso livello, e sono ancora vivi, perché sennò me l'avrebbero detto. Adesso non è che io li seguo tutti i giorni. Ma voi vi rendete conto in che mondo viviamo? Ecco, ma in tutto questo la melatonina invece che ruolo svolge? No, la melatonina serve a risincronizzare i ritmi ormonali. Ho capito. Quindi la melatonina riesce attraverso la pineale sull'ipofisi. Senza la quale non possiamo iniziare nessun percorso, quindi, di cura del tumore, giusto? Esattamente. Non esiste cura dei tumori o prevenzione dei tumori senza la melatonina. Questo lo diceva anche il bravo Di Bella, Diceva, la melatonina non cura il cancro, ma non si può curare il cancro senza la melatonina, è vero. Che uomo, poveretto, per tanto passato. Perché lui aveva un'idea un po' diversa della melatonina, però io lo rispettavo moltissimo, perché è una persona di grande cultura e anche uno studioso proprio, che ha passato la vita a pensare. Un fisiologo era lui. Sì, lui era un grande, ecco, esatto. Però ha visto che fine ha fatto, come l'hanno manipolato. Beh, l'hanno voluto distruggere, eh? L'hanno voluto distruggere. L'hanno crocifisso praticamente. Come se vai a dire hanno adesso fatto tutti... che... Ma scusa, è lo stesso che farebbero con noi, forse i tempi sono un po' cambiati, tu pensi forse che queste cose passino inosservate? Comunque hanno fatto tutti gli studi su persone che erano già praticamente in fase terminale, esatto, del tumore. E nonostante tutto... Per forza non sì, funzionava. Lui, perché la melatonina che lui dava in grandi quantità... Ma erano alterati anche i farmaci, se proprio vogliamo aprire e poi concludere la parentesi di Bella, che purtroppo è una pagina scura proprio della storia della sanità italiana, ma che come sapete noi sosteniamo, perché la multiterapia di Bella comunque non è finita lì. Non è dispensabile, anche se lui usava per esempio la somatostatina, che inibisce, no, non va bene, perché inibisce e evoca ancora una risposta ancora maggiore, cioè lui non era uno scienziato, non era un ricercatore, lui era un medico bravo, che voleva capire qualcosa dell'oncologia e ha fatto cose utili. Però non è diventato uno scienziato, ma era stato chiamato nel gruppo di Fermi, cioè aveva un'intelligenza sicuramente e una conoscenza elevata. Storia. Beh, siete stati amici. E poi anche quello che diceva un suo collaboratore, uno che lo seguiva, dice... Di Bella ha capito come si può curare il cancro, come si può migliorare il cancro, ma i carcinomi no. Dovete capire, i tumori sono anche i mielomi, i fibromi, tutti questi tipi di tumori non tanto aggressivi. Quelli lì li curava Di Bella, ma i veri cancri, carcinomi, no. Quindi attenzione. Non facciamo confusione, ci sono tumori che tutti gestiscono in tanti modi semplici come faccio pure io, ma quei carcinomi veri già esistenti no, non lo curava assolutamente Di Bella, quei carcinomi, non li guariva tanto. Le sottoporrò dei casi, quindi curati non dal padre che è morto, ma dal figlio Giuseppe. Sì. Dal figlio Giuseppe. Sì. Va bene, ne parleremo ancora, è stato molto bello da parte sua parlare anche di questo medico. È un uomo coraggioso, professor Di Bella, apprezzo molto. Chi col quale sicuramente avete fatto un percorso insieme riguardo alla melatonina. Sì, abbiamo fatto due conferenze, una a Rende e una a Reggio Calabria sulla melatonina molti anni fa, con lui, io e lui. E quindi non è che io non lo apprezzo, però devo dire... Senta, ma quel testo che mi vuol far studiare, quel manuale, è tutto in inglese? No, questo è italiano. Perché... Questo è italiano. Ah, in italiano? Sì, no, bene, perché quello che è uscito prima era tutto in inglese. No, questo è in inglese. Voglio dire, posso anche farcela, ma c'è però tutto voi l'anno vedete poi questo... prossimo. Ci sono... questo è un modo più oscurantista, retrogrado, terribile. Voi questo qui, questo è un grafico che mi è costato 3 anni di lavoro. Sapete cos'è? È la dimostrazione che se tu trapianti la pineale vecchia in un topo giovane, invecchia prima. Se tu trapianti la pineale giovane nel topo vecchio, vive molto più a lungo. Guardate, tutto anzi, fatto. Ringiovanisce. Certo, ma guardate un po' che roba. Ebbene, viviamo in un mondo retrivo, arretratissimo. Sapete perché?
il sabotaggio farmacologico, lo smisurata sete di avidità e di guadagno. Quindi ecco. Bene, perché siamo qua. Siamo qua e speriamo di avere tutti tanta salute per poter fare anche la prossima puntata, quella che lei ci ha promesso, dove rifletteremo insieme su questo appuntamento per ora inesorabile con la fine della vita. Parlare di morte è già un tabù. È interessantissimo il suo studio sulla fine, perché essendo la pineale quella che regola l'inizio e la fine, è chiaro che lui va a vedere. Certo. Io sono già andata a curiosare un po', c'è qualche cosa che circola sui social di questo convegno, per cui immagino... Per Bacco, un convegno fantastico, e lo rifaremo ogni anno, si chiama il Club di Fano e siamo un massimo 10-15 invitati, personaggi che noi conosciamo, e lo rifaremo, perché io spero di ricevere anch'io l'invito. Tra i partecipanti è un gruppo molto... io direi che i nostri medici avranno la possibilità non di intervenire, ma di venire a ascoltare, a fare. Molto interessante. Certo. Ecco, veniamo, perché ci sono a disposizione gli ultimi 5 minuti, invito comunque i nostri telespettatori a chiamare, a segnalare e a inviare delle mail. Questo è anche è proprio il momento di metterci in contatto per dare. È qui dove i nostri telespettatori possono rivolgersi con le loro domande per sapere. Avete un sito, avete qualche cosa? C'era l'altra. Lo possiamo vedere. Ecco, dicevi i 5 minuti per parlare di programmi. Allora, che cosa avete in programma? Cosa state lavorando? Perfetto. Per qualsiasi anche consiglio, visite o consiglio sul loro stato di salute. Stiamo strutturando il centro a Fano, no? In questo momento proprio. Quindi è lì che sorgerà il vostro quartier generale. Perché lei resta sempre in Svizzera. Che Fano, tra l'altro, è una città meravigliosa. Sono quasi sempre in Italia. Ah, ormai io fai l'Italo-Svizzera. Avanti e indietro, sì. E io molto mi occupo bella, molto ben organizzata. Io mi occupo di sviluppi. Mi hanno esonerato dai pazienti. Vedo ogni tanto qualche caso molto interessante che mi interessa, lo faccio venire proprio per curiosità mia. E ne vedo anche recentemente casi incredibili. Me li mandano a me. La signora Barbara Boniardi, no? Che gestisce tutta la nostra, questa donna fenomenale che ha fatto un lavoro storico, direi, perché anche con lei mi ha aiutato a elaborare tutto e abbiamo fatto un lavoro bellissimo. E quindi lì a Fano nasce il primo, modesto ma mica tanto, prototipo del cosiddetto Borgo della Salute, che è un luogo di incontro tra medico e paziente. Ma siete a buon punto? Cioè proprio fisicamente c'è già qualcosa da vedere? Sì, abbiamo la struttura, la stiamo sistemando. La cosa importante per noi e per i nostri telespettatori è che si stanno istruendo un gruppo di medici. Avete parlato già di 60 medici. Sì, fino adesso ci sono stati 60 medici circa che hanno frequentato i corsi del professor Pierpaoli, quindi adesso siamo in una fase di training, diciamo, per valutare un po'. Molto severi. Siete molto severi. E quindi dal momento in cui... Marroccoli è quello che si è preso il compito di gestire questi medici. Io gestisco la loro salute, perché non stanno mica bene di salute i medici, neanche per idea, vivono meno degli altri medici. Quindi mi sono preso il compito di controllare. Ma lo sa che c'è una statistica italiana che lo documenta? Sì. I medici italiani ammalano più spesso dei loro pazienti di diabete, ad esempio. Ah sì, il diabete è una cosa favolosa. E poi anche loro ammalano ovviamente di tutte le malattie. Una volta parleremo di diabete. Tre modi per guarire il diabete. Noi abbiamo individuato la dieta. Sì, noi, vabbè, aiuta. Ma... ci muoviamo. Sì, d'accordo, poi fare sacrifici con la dieta io non ci sto. E quindi... Lei è proprio epicureo in questo. È quello che rispondono tutti i pazienti. Sì. No, ma... Voi ditemi, quando incontrate un diabetico, la prima cosa che domandate sta a dieta, e loro ti guardano, non ti dicono niente, ma tu capisci che lo pensano. Certo. Il diabete senile si cura senza problemi, il diabete quello insulino dipendente,
viene creata una situazione dall'inizio per renderlo incurabile. Sentite, vale la pena di soffermarci a tempo debito su questa faccenda, che io seguo anche con uno dei nostri medici, un pediatra che ha una dozzina di bambini diabetici, che è arrabbiatissimo. Brutto. Ecco, ve lo faccio vedere. Va bene. Allora abbiamo tanti progetti anche comuni. Ma se avete il coraggio di continuare, se avete il coraggio voi di continuare come televisione privata siamo indipendente. Siamo qui dal 93, 92. Io sono 92. Stupito, stupefatto che esista gente come voi. Ma vi ammiro profondamente. Certo, io non ho, diciamo, scopi di altro, perché di pazienti ne vengono tanti, ne verranno tanti. Io non gestisco pazienti. Ora sono stato esonerato dai lavori pesanti, per così dire, e mi occupo per lo sviluppo di molecole fantastiche che dai, ci porti quella famosa crema di bellezza. Sì, la crema verrà fuori presto, sì, sì. Mio figlio Alexei se ne sta occupando per la produzione. Noi facciamo i test perché dobbiamo documentare quello che diciamo. E quindi, però, diciamo, io mi occupo di altre cose, mi occupo di molecole che generano la vita e mantengono la vita, come il famoso TRH, no? Però siccome TRH è poverino, è considerato famoso un per ormone, noi mi costa un mucchio di soldi, non ne ha parlato, allora adesso li frego io, ho pensato. Sto lavorando su una molecola che ha partecipato alla genesi della vita sul pianeta Terra e la mantiene. Questa molecola io l'ho già prodotta e adesso devo testarla su dei pazienti. Innocua, naturalmente, non fa male alla mosca. Come bellissimo. E che beneficio ne avremo noi? Caro mio, non lo so. Io penso che va nella direzione di why do we die, perché si muore. E lì è il meccanismo che parte poi dalla ghiandola pineale, si manifesta attraverso dei sistemi nel corpo che mantengono che cosa? Mantengono il metabolismo ossidativo. Noi siamo in vita perché produciamo energia. Quindi noi, col ciclo di Krebs, produciamo energia ATP, ADP. Senza quello moriremmo all'istante. Quindi noi siamo omeotermi, quindi manteniamo la temperatura corporea a quei livelli. Infatti tutti i pazienti misurano la temperatura. Guai se la temperatura non è quella che dovrebbe. Quindi questi meccanismi fondamentali sono regolati da molecole che controllano il metabolismo ossidativo. Quindi noi respiriamo. Quindi quando cominci a notare che cala il metabolismo, sei pronto ad andartene, perché è il mantenimento del metabolismo ossidativo che permette la vita. E quando ci estinguiamo lo vedi precipitare. E allora a monte ci sono i sistemi che controllano la produzione di energia del corpo. Quindi, caro mio, se non produci energia, vedremo delle belle. Oh, sono contentissima, grazie. Quindi lei ha solo il compito di tenerlo al riparo da troppo stress, da troppo lavoro. Dobbiamo divertirci. Sì. Chi non si diverte, poverino. Mi vuole dire quella frase che a noi gentilmente ha detto, donne svegliatevi, seguita da un... Donne, arrabbiatevi. Ah sì, giusto. Beh, ce la dica io non lei, lo però. Posso dire, perché eserciti di donne arrabbiate dovrebbero mettersi in marcia, scusate. Veramente io no, sono per ritornare profondamente appunto sdegnato sì. Del destino delle donne, dalla nascita alla morte, poverine, perseguitate da tutto, da tutti. Però siamo molto forti, perché noi siamo dei diesel, voi siete delle macchine a benzina. Sì, cioè, questo è vero. Viviamo di più. Io spero che utilizzeremo una benzina ancora più potente, che stiamo elaborando. Perfetto. Però le donne anche nella ricerca dovrebbero entrare nella ricerca. Io le ammiro e le apprezzo molto. Avevo una collaboratrice. Perché anche se abbiamo un po' meno materia grigia, però... Non è vero. No, magari abbiamo un cervello un po' più leggero. Ma è la qualità, non è la quantità. Voi è siete pregnante. State maltrattate per millenni. È la qualità, non è la quantità. Voi avete perso
il senso della vostra forza, della vostra dignità, siete troppo umili, troppo sottomesse e quindi dovete riguadagnare la posizione che vi spetta. Vabbè, e che non avete avuto da millenni. Da millenni. Hai ragione. Ora basta. Allora, mi raccomando. Sì, giusto, stiamo scardinando un po' di famiglia. Ecco. Va bene così, guardi, è stato veramente piacevole, vi ringrazio moltissimo e naturalmente vi auguro buon lavoro, sì. Buona fortuna, anche perché chi ha dei progetti ha sicuramente qualcosa, ha tanta energia. Ecco. Ma voi, scusate, si parla di tutto meno che di salute vera. Ma qual è il bene dell'uomo se non l'equilibrio, la salute proprio, l'armonia, sì, in famiglia, con gli amici? Ma che cos'è il denaro? Ma chi se ne frega del denaro, di tutte le ricchezze di questo mondo? È la salute il bene numero uno, è il solo bene che abbiamo noi. Ecco perché mi sono arrabbiato pure io e dico, perché dobbiamo morire? Voglio sapere perché. E ci risiamo e sarà la nostra prossima puntata insieme. Sì, grazie ancora e naturalmente restituiamo la linea alla regia, ma con grande soddisfazione per il lavoro di oggi. Grazie davvero.